Signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti. Siamo in questo momento in diretta, iniziamo la rubrica alle ore 16 come ogni giorno e terminiamo come ogni giorno, giusto Gianni alle ore 20. Signori, ho diversi orologi inediti questo, questo pomeriggio. Sì, sì, sì. Di solito il lunedì arrivano gli orologi inediti. Oggi è lunedì e infatti qualcosa da presentare ce l'ho così per iniziare bene la settimana. Ehm, diciamo che poi sono fortunato perché oggi gli orologi sono arrivati e... Ho sostituito Angelo e così mi trovo già con gli orologi da far vedere e così sono avvantaggiato rispetto a, ad Angelo che fa la rubrica domani. Poi, signori, ehm, Gianfranco mi diceva poc'anzi che ancora nel, um, in replica ieri sera sono arrivate delle chiamate per quanto riguarda quel Dead Just con il quadrante verde e i diamanti che ho lasciato in presentazione prima di chiudere ieri sul quale già ieri c'erano diverse chiamate diversi signori interessati proprio alla fine se non sbaglio c'era un signore seriamente interessato a quell'orologio voglio ricordare lo dico a tutti che in questo momento è chiaro che essendo tutto fermo noi stiamo facendo le spedizioni però anche se facciamo una spedizione cioè anziché venire angelo o gianfranco a casa vostra eh, viene il, il Corriere comunque è uguale nel senso che alla fine se l'orologio ti piace lo se non ti piace ce lo mandi indietro ed eventualmente chiaramente vi diamo i soldi indietro se avete magari deciso per un pagamento eh, col bonifico o con la carta di credito. Perché comunque rimane sempre il pagamento rateale, giusto Gianfranco? Dunque, che lo porta Gianfranco, che lo porta il Corriere, alla fine rateale c'è lo stesso, che decidete sempre voi. Lo dico ieri a un signore in particolar modo che alla fine era molto interessato a quello dei Just, però era titubante per questa cosa qui. Noi abbiamo continuato a lavorare in questi giorni, in queste settimane, operando in questo modo e se eh, diversi orologi eh, non ci sono più vuol dire che, giusto Gianfranco, anche attraverso questo, questo sistema comunque abbiamo consegnato. Poi chiaramente c'è qualche orologio che al cliente non è piaciuto e ce l'ha mandato indietro. Non è che abbiamo mai detto tutto quello che è uscito in prenotazione è stato venduto no, per esempio, scusami, io prima ho visto un orologio qua, che la settimana eccolo qui, qui per esempio è un Datejust da donna il 31 mm, quello con il quadrante e con le scritte Rolex, che la settimana scorsa se non sbaglio, o Angelo o Giacomo, hanno assegnato se è tornato vuol dire che al cliente a casa non è piaciuto e ce l'ha rimandato giusto? perché non avete un giorno per pensarci, rimangono sempre i 15 giorni per l'eventuale eh, beneficio di gradimento. Va bene? Dunque, vi invito signora a chiamarli liberamente, a essere tranquilli in tutto, anche perché eh, noi poi abbiamo anche degli orologi che comunque mandiamo in spedizione, perché tutto, che quello che, quello, quello, tutto quello che costa meno di 1000 euro noi lo spediamo sia durante le rubriche di eh, orologi sia quelle di antiquariato. Quelle che hanno importi superiori ai 1000 euro, in questo momento sì lo spediamo uguale, però è possibile sempre fare un pagamento rateale, per importi che vanno da 1000 euro fino a 15.000. Va bene, per eventuali informazioni riguardo ai pagamenti, poi io ogni tanto le dico le rate sugli orologi dove è possibile fare il pagamento rateale. Se volete conoscere altre informazioni, c'è Gianfranco e c'è Gianni che chiaramente vi dicono tutto. Gianfranco. Buonasera a te Vito e a tutti gli amici a casa da parte di Gianfranco e da parte di Gianni. Bene, non hai detto il signor Gianni, chi che dice il signor Gianni? Sei tu che lo dici? O Emanuele che lo dice? Oggi Gianni, domani sarà il signor Gianni. Domani sarà il signore? Esatto. Tenete impegnati i miei colleghi signori con le vostre chiamate di qualsiasi genere per le richieste, per le conferme, per i saluti per dirci eventualmente se avete ricevuto l'orologio eh, e se vi è piaciuto anche se non vi è piaciuto, dicelo dice lo stesso giusto Gianfranco? almeno sappiamo che qualcosa non è andato almeno sappiamo per, per, per quale motivo dai, l'orologio magari non è piaciuto c'è cioè l'explorer alle mie spalle questo freccione ieri questo è un orologio che io ho fatto vedere insieme al Submariner più di una volta, il Submariner acciaio oro giallo io ho diversi professionali da presentare, addirittura ci sono due Daytona, non uno, due Daytona in acciaio, però signori questo eh, Explorer, tra gli orologi che sono in questo momento in produzione, che posso dire insieme al Milgaus essere il professionale che sicuramente vai a pagare molto meno rispetto agli altri, per il fatto che poi è perfetto, che è molto recente, con scatole garanzia, mi sembra strano che sia ancora a disposizione anzi mi togli un attimo dall'inquadratura dall ecco vediamo un attimo così che si vede molto bene con il bracciale si vede tutto alla fine l'orologio è questo chiaramente poi su richiesta lo vediamo dal vivo quello che abbiamo noi che è questo però vi dico signori questo è un grande professionale in quanto poi hanno anche aumentato quella che è la dimensione della cassa rispetto al vecchio explorer che era 40 mm così come gli altri questo invece è 42 mm se vi piace Chiedetemelo perché lo vediamo dal vivo, a parte questa foto, e parliamo anche chiaramente di proposta. Io, per iniziare, come al solito, ho già preparato la mia solita carrellata, fatta di orologi diversi, importanti, importantissimi e qualcosa anche di più commerciale. Che faccio, come al solito, vedere più di una volta. È sempre quella la, la storia, è eh Gianni. Una volta, due volte, tre volte, alla quarta li comincio a togliere. Poi se arrivano le richieste meglio almeno ci concentriamo sull'orologio che vi piace, altrimenti vediamo qualcosa di diverso. Perché poi io sul banco chiaramente non è che li posso mettere tutti perché non ho lo spazio, ne metto di solito 10, 11, 12, però una volta tolti questi li rimpiazzo magari con altri 4, 5, 7 e così vediamo anche tutti gli altri. Va bene? Sei pronto per uh, vederli tutti, Gianni, questi primi pezzi? Sì. Bene, inizia da quello che vuoi iniziamo a vedere. Ecco, per esempio, un Longin che è l'unico che abbiamo. però, signori, è nuovo scatto di garanzia. È il Longin, credo, più economico mai fatto vedere, pur essendo nuovo. Ed è un orologio molto particolare perché praticamente è come se fosse un calendario perpetuale. Eh, praticamente ehm, premendo il pulsante che è qui dove c'è la corona le lancette ore e minuti si spostano da sole e si orientano giusto? a seconda poi del fuso orario della nazione in cui, in cui siete e in questo momento è fermo lì a mezzanotte o a mezzogiorno perché qui c'è alla corona un piccolo fermo vedete in plastica nera questo una volta che viene tolto e tu premi il pulsante, lancette ore e minuti si sposteranno all'ora attuale italiana, dunque alle 16.10 minuti. Va bene? È un orologio nuovo, ha un bellissimo quadrante poi, oltre ad avere questa funzione, è il modello Longin VHP, ha una cassa da 43 mm. Signori, vi invito a chiamare se vi piace perché tra gli orologi da spendere pochissimo, questo per esempio è uno da prendere, questo Longin. Subito dopo invece c'è un orologio completamente diverso. Vedi, poc'anzi ho parlato di quell'Explorer 2 Freccione, dicendo mi sembra strano che eh, un Freccione a quel prezzo, eh, pagabile anche a rate, sia ancora a disposizione. A maggior ragione, signori, lo devo dire su questo IVC. Sai, fosse l'IVC Portofino, fosse l'IVC, ti ricordi quell'IVC che avevamo, Gianfranco, quello in ceramica, con la corona anche in ceramica? Era molto particolare quello per le Galapagos. Ti ricordi? Ecco, forse è stato quello magari. Diciamo, è particolare. Eh sì. Parliamo del portoghese. Parliamo di quello che l'IVC sicuramente più conosciuto e venduto al mondo. Scatole Garanzie IVC. Questo sarà forse il secondo IVC che abbiamo secondo polso portoghese, addirittura con scatole Garanzie Ufficiali. Il cinturino in pelle è il suo, quello originale EVC, e ha la chiusura ad Ardiglione. È la classica dimensione 41 mm. Su quello che io definisco poi il crono più elegante al mondo, il portoghese, a seguire, abbiamo già visto un orologio nuovo. Quello Gin. Qui c'è un altro sempre nuovo. Questo Tag Heuer il Heuer AUTAVIA che è la prima volta che noi abbiamo tu pensa quanti quanti Tagoyer sono visti in questi anni tra cui anche l'Aquaracer io per esempio l'Aquaracer ce l'ho nuovo scatto di garanzia ma l'Aquaracer per esempio è un orologio che abbiamo avuto anche altre volte il modello AUTAVIA è la prima volta che riusciamo a comprarlo orologio nuovo vedi con le plastiche blu quelle della Heuer orologio con questo bel quadrante color sabbia lunetta in ceramica, la ghiera più che lunetta, la ghiera in ceramica ed è un orologio che misura 42 mm, sì, nuovo, 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 nuovo. Ecco, uno di quei orologi nuovi, vi dico signori, si paga poco, con la rata eventualmente eh, credo che è un orologio che possono comprare veramente tutti. In tre anni, in quattro anni, in cinque anni, dando una parte alla consegna, o resta a fate come volete. Ma è unico e solo. Vedi, a differenza dell'Acqua Racer, è uno di quei orologi che, una volta che sarà confermato e venduto, sarà improbabile rivedere. Va bene? E questo è il numero 3. Poi, signori new entry. Sicuramente quello che è il cartier più famoso al mondo, insieme al Santos, stai. Il Santos e il Pasha sono sicuramente i cartier, come orologi, più famosi al mondo. Solo che il cartier Pasha, signore, è qualche anno che la cartier non lo fa più. E io oggi ho il Pasha Crono. 38 mm la misura della cassa, con tre zaffiri cabochon, giusto? Alla corona e ai pulsanti del crono con il cinturino in pelle originale Cartier, che vi dico signori, non è né da cambiare né da togliere, perché, scusami Gianni, la chiusura addirittura è una Deployant, eccola qui, è una finta Ardiglione, ma in realtà, eccola qui, è una bella Deployant, il Plonger, il 38 mm, crono. Io vi dico signori, non so in questo momento a chi può interessare il Cartier Pascià. Ma, se c'è un signore a cui interessa, o anche una signora, data la dimensione 38 mm e dato che comunque ha il cinturino in pelle, e dunque è un orologio non pesante come quello con il bracciale d'acciaio, io vi invito già a chiamare per chiedere il prezzo: quadrante color crema, ghiera unidirezionale, perché alla fine il Pascià è subacqua a 100 metri. Il prezzo: insisto sul prezzo. Col datario ore 6. Lo lasciamo qui Gianni, così vediamo anche gli altri, perché accanto c'è un altro orologio col cinturino in pelle, che è completamente diverso: perché è un solo Tempo, perché ha carica manuale, perché è un Mont Blanc con il cinturino in pelle nera e la Fibia, questa volta ad ardiglione. In questo caso abbiamo anche la riserva di carica su questo orologio: 50 ore di riserva di carica, i piccoli secondi e i numeri arabi. Ecco, due orologi con cinturini in pelle che sono completamente diversi perché appunto uno è crono e l'altro è solo tempo, però signori hanno ottime proposte, sia uno che l'altro. Poi, accanto ho voluto mettere uno degli orologi con il prezzo più piccolo che forse è mai capitato da queste parti, su questo banco, un orologio nuovo della Seiko, il Seiko 5 orologio con eh, movimento meccanico a carica automatica e con funzione day date ce n'è soltanto uno. Di cosa? Vedi alla corona a ore 4 il vetro zaffiro, anche il fondello a vista, unico e solo. Se vi interessa un orologio nuovo a carica automatica a spendere pochissimo, questo Seiko 5 e poi io all'inizio ho parlato del Datejust con il quadrante verde e già lo voglio far vedere. Perché signori è uno dei Date Just più belli che questa azienda ha presentato in tanti anni da quando facciamo orologeria. Un saluto, un scusa, mi invito dal signor Giuseppe da Trento e poi dovremmo rivedere il Cartier Pachà. Grazie Giuseppe per i saluti, andiamo a rivedere subito. Andiamolo a rivedere immediatamente per il signor Giuseppe. Immediatamente. Mi l'aspettavo da subito le chiamate e così, così è stato. Mi sembra che è il secondo signore che, si, che chiama sul cartier Pascià. Amico mio, signor Giuseppe, so che ha chiesto la proposta a Gianfranco e lo vuole rivedere molto volentieri. Però questo è un orologio che. Vedrai eh, Gianni, com così come succede sempre per il cartier pasha, arrivano le seconde, le terze, le quarte chiamate che sono le ultime chiamate, perché non ci sono alternative, specie quando si ha un crono a questo prezzo, un pasha crono a questo prezzo, con pagamento rateale anche se vuole, non so se Giuseppe ha chiesto anche l'eventuale rata con il quale si può pagare questo cartier lancette gladio-fluorescenti, bello orologio con la scala sessagesimale. Giuseppe, mi fa un colpo di telefono? Mi fa sapere cosa ne pensa di questo quartier? Per un sì o anche per un no. Grazie Gianni e grazie ancora al signor Giuseppe da Trento. Torniamo sul, sul Rolex. Torniamo sul Rolex Datejust. Con questo particolarissimo quadrante verde e i diamanti agli indici. Nella misura classica al 36 mm, vetro zaffiro scatto rapido, scatole garanzia Rolex degli anni, 2000. degli anni 2000. beh Se consideri che oggi per un Rolex dei Just senza diamanti ci vogliono circa 5.000 euro, giusto? solo questo quadrante ne vale 4. Solo questo quadrante con i diamanti. Grazie. Poi accanto. Vito, scusami, potresti presentare il Bomber Il Clifton? Sì. Allora, rimani qua, Gianni, perché stavo per cambiare immagine. Andiamo subito invece a vedere quella che è la richiesta. Vedi altro bello orologio. Dove ieri ho detto signori: Se si vuole spendere poco per un orologio importante, io ho questo e poi ne avevo un altro che adesso non c'è più, ma il Clifton, questo crono day date, che praticamente stiamo dando al prezzo del solo tempo. Perché il solo tempo, l'abbiamo anche avuto eh, qualche mese fa, è venduto a 2600 euro, era solo tempo. Uh, 41 mm questo invece è 43 mm è crono day date è un orologio che di destino signori costa oltre le 4000 euro ma oggi lo porti via, credo che l'amico lo sa se l'ha visto ieri a 2650 euro a 57 euro mensili questo quadrante nero dove poi spiccano vedi le lancette Dufin ma i numeri arabi misti a quelli a lancia dunque indici misti anche qui la scala sessagesimale. Qui abbiamo il fondello a vista e la chiusura che è a scomparsa. Eccola qui. Full set, perché è un orologio di ieri, è recentissimo. Soltanto 2650 che eventualmente a rate sarebbero 57 euro. 58. 58 è uguale. 2650. Grazie a questo. A questo punto Gianni, il buon lo lascio qui. Così sento l'amico che l'ha richiesto. Eh, altrimenti lo farò rivedere quando torniamo indietro. Accanto al Bomercier, invece, andiamo a vedere uno dei Rivalis, sicuramente più particolari, che abbiamo avuto da quando abbiamo comprato i Rivalis. Questo quadrante eh, color lilla con il cinturino sempre dello stesso colore. Un bello orologio a carica automatica. 40 mm il diametro, vetro zaffiro con lente magnificatrice per il datario, orologio che prevede la doppia deployata e che signori da 890 euro proponiamo a 250 da 890 Gianni listino rivalis, 250 euro. Poi, poi c'è un orologio molto particolare. Perché questo Prince Date della Tudor ha anche i diamanti, ha 60 diamanti taglio brillante sulla cassa. Orologio, signori, mai, mai messo al polso, mai indossato. Movimento meccanico a carica automatica, 39 mm è la misura della cassa. Grande, grande, grande prezzo. E poi, e poi ho qualcosa che può interessare una signora. Non è un orologio, giusto? Qui, signori, ho una triplice veretta con rubini naturali e diamanti taglio brillante top Wesselton F-Color. Tutte le pietre montate in oro, suolo bianco, su oro bianco. Chiaramente è una. Una fascia che si può mettere anche a misura, vedi c'è la parte in oro dietro che ti permette la messa a misura. L'8 marzo. No, L'8 marzo è passato veramente. Ah, l'anno prossimo allora. <ride> Signori, orologio che ha? 2 carati e 97 di rubini di rubini taglio rotondo e 83 punti di diamanti F color F color qui anche un signore vedi? che magari deve fare un bel regalo alla compagna o magari una signora che ha già per esempio una bella coppia di orecchini con rubini o un tennis con rubini guarda che bella fascia tutta interamente pagabile a rate Oro bianco 18 carati. Se interessa. Anche qui, signori, chiedetelo, perché la stiamo scontando del 50%. Vogliamo rivedere tutto per bene? Allora, l'anello è qui, ok. Torniamo sul Tudor, torniamo sul Tudor Prince Date. Vito, scusi, ma è ancora disponibile il bulgari in alluminio? Si, sì. dovresti presentarlo all'attenzione, signor Michele. Michele, subito, facciamo una cosa. Tolgo allora il rivalis rimani sul Tudor che lo metto accanto, molto bello, bello orologio e super prezzo quel Bulgari. Eccolo Michele, eccolo Michele, cassa alluminio e cinturino in cauciù, automatico 38 mm la misura della cassa, anzi vediamo per il signor Michele un po' meglio il cinturino, questo è un grande prezzo questo orologio. Non è il primo che abbiamo come Bulgari Aluminium, abbiamo avuto sia solo tempo che crono altre volte, però il prezzo che ha questo non è atto a comprare nessun Bulgari, né l'Aluminium, né il Bulgari Bulgari, nessun Bulgari. Due anni di garanzia antichità chiosone, anche qui se vuoi pagamento rateale, questo è un bello orologio. La fibbia è ad ardiglione, sempre in alluminio. Michele, le do prelazione chiaramente perché forse lo ricorda perché l'ha visto in presentazione magari o ieri o qualche altro giorno. Lo lascio qui perché aspetto proprio uh, il signor Michele, dato che è l'amico che ne ha fatto richiesta. Eh Gianni, rimettiamo qua il Tudor, eh, che andiamo a rivedere invece il buon Mercier. Non so chi l'ha richiesto il Buon Mercier, ma lo faccio rivedere per tutti perché, signori, a 2650 euro è da prendere al volo. Crono Day Date, il modello Clifton. Abbiamo anche prima sentito quella che è la rata: 57-58 euro mensili. Dovresti, scusami, invito anche a presentare il Submariner Asciaio. Lo metto accanto a questo: chiaramente, quello è un orologio che mi riservavo. Uh, come al solito dopo una mezz'oretta però visto che c'è una bella richiesta e credo che l'amico l'ha visto anche ieri e ha sentito quello che è il prezzo ha sentito di quanto abbiamo parlato su quell'orologio quanto l'abbiamo consigliato giusto per il fatto che è un full set per il fatto che addirittura è dell'ultimo anno di produzione del Submariner con la lunetta smaltata che ha un prezzo con il quale oggi non compri neanche eh? il Submariner d'acciaio, lunetta ceramica, che l'orologio è perfetto perché oltre la ghiera, la braccialatura, la cassa, non assegna, eccetera, eccetera. Giusto? Anno 2009, lo voglio ricordare. Non solo scatole garanzia, ma completo di tutto. Di tutto, amico mio. Forse l'amico ci ha pensato. Eh. Questa mattina o ieri sera, dopo che magari l'ha visto in diretta, amico mio, questo è un orologio che, sul quale vedi oggi avrei fatto ehm, avrei utilizzato molto tempo di questa rubrica per consigliarlo a qualcuno. Perché mi sembra già strano che da ieri, nonostante diverse richieste eh, su questo orologio, diversi ci penso, sia rimasto ancora a disposizione. E nonostante che ieri poi abbiamo anche assegnato diversi Rolex. Però questo forse è stato il primo che abbiamo cercato di consigliare a qualcuno. E vedi ieri per esempio, io non so chi l'ha richiesto adesso, se è un nostro cliente oppure no, ma ieri sono un paio di nostri clienti che ci conoscono bene, che hanno comprato tanti orologi importanti da noi, che hanno chiamato e che magari ci stanno ancora pensando. Gianni? Eh lo so, lo so, lo so. Col pagamento rateale se vuole anche dell'intero importo, se vuole anche dell'intero importo, va bene? Allora, il Submariner l'abbiamo visto. Il Bon Mercier lo rivediamo un attimo a 2650 euro. 2650. Poi, Gianni, il Rivalis, quello con il quadrante ametista, lo rivediamo e qua abbiamo già detto tutto da 8,90-250 euro. 250 poi andiamo a rivedere invece il bonmercier il bon maestro il Montblanc, blanc lo scusa il mont blanc maestro stuc 36 mm ora questo è un logio molto elegante scatole garanzia mont blanc poi il cartier pasha io non devo dire altro gianni le chiamate sono arrivate è ancora disponibile, aspetto altre, altre telefonate su questo cartier, aspetto altre chiamate. Perché non può essere che un cartier Pascià crono costi meno di quello solo tempo. Se il solo tempo si è venuto a 3.700, come può il crono costare meno? E invece questo costa meno. Perciò, signori, io ringrazio chi ha chiamato, ma un cartier Pascià crono non può costare meno di questa cifra. Non può costare meno di questa cifra. Rivediamo il Datejust invece con i diamanti, quello con il quadrante verde. Scatole garanzia. garanzia. Sì, sì. Vito, scusami, possiamo vedere il cartier acciaio oro? Sì. Vieni accanto. Eh, lo so, l'ho detto prima all'inizio, l'ho detto a volte, che ti ho detto io? Il Panther, 33 mm, 33 mm, cassa acciaio, lunetta oro giallo, con la maglia Panther, acciaio e oro giallo e il vetro zaffiro. Grazie, torniamo sul Rolex con i diamanti e il quadrante verde. Spiccano un saluto alla signora. Sì, no, no Gianni, non tu. Il tuo alter ego. Un uh, saluto, Vito, dalla signora Rita da Roma. E ringrazio la signora Rita e eh, tanti complimenti, signora. Grazie, la nostra Mariangela. No, 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 Rita, la signora del, del cartier. Se non sbaglio. No, saluto la signora Mariangela. Ah, no. sì, 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 sì. Spiccano bene questi diamanti, giusto? Su questo date. Just. Poi Gianni Gianni. Rivediamo invece il Seiko 5. Sì, mira come è mi contenta quando io la chiamo Gianni. questo <ride> si chiamassi te mira avrete i capelli uguali eh? 38 mm signori automatico day date 65, 5 unico e solo non ce ne sono 4 5 come la settimana scorsa è l'ultimo grazie poi rivediamo, rivediamo accanto invece il Tagoyer il Tagoyer Autavia anche questo è nuovo, vedi? Così come il 6 Seiko 5. Guarda che bello orologio che è questo. Lunetta ceramica. Gianni, mi trovi poi. Questo. Sì, fammi vedere qualcosa. Grazie. E poi, Gianni Gianni. Torniamo sull'IVC portoghese. E sul primo orologio visto, ovvero il Longin VHP nuovo così lo lasciamo in verticale che si vede bene così il quadrante ecco vedi vedi stai anche in piedi scusami Gianfranco abbiamo per caso notizie per quanto riguarda il Bulgari l'alluminium che ha richiesto non so se un signore o una signora No? Va bene. E invece per quanto riguarda il submariner, quell'acciaio oro giallo, eh, se l'amico mi fa sapere qualcosa? Se l'ha visto, se lo vuole rivedere, se vuole conoscere magari qualche altra informazione su quel submariner, perché quello è da prendere, assolutamente. Gianni, come al solito, li vogliamo rivedere ancora tutti? Oh, yeah. Anche l'anello, sì, sì, anche l'anello. L'anello è alla fine, allora il Longin nuovo e l'IVC portoghese. Vieni sull'IVC, vieni sull'IVC l'International Watch Company, scatole e garanzia. Poi nuovo Gianni Gianni quel Tagoyer. questo Tagoyer signori. Rivediamo ancora il Seiko 5. Il Seiko 5 anche questo nuovo. Poi il Rolex. E che Rolex? Questo Datejust, scatole garanzia Rolex, 10 diamanti taglio brillante incastonati in oro bianco. Questo è un bel orologio, vedi? Questo è uno di quei orologi che una volta che sarà venduto lo ricorderemo. Se un giorno magari. Un signore lo compra e poi, dopo un anno, due anni, quattro anni, cinque anni, ci chiama per dire: Io sono il signore che ha comprato un déjà di quadrante verde diamanti. Sicuramente ci ricorderemo di questo Rolex, a differenza magari di altri Rolex, che alla fine sono sempre quelli, giusto? Cioè L'Explorer, il Submariner, il GMT, il Daytona, sono quelli. Poi Gianni, scusami, Gianfranco, ma il cartier Pascià. Sento ancora che delle chiamate che ti chiedono il prezzo e mettono giù. Possibile? Ma c'è un signore che ha chiesto la rata di questo Cartier Pasha, visto che è possibile pagarlo anche con poco al mese? Sì, eh. Va bene, vai avanti, vai avanti, che rivediamo ancora una volta il Mont Blanc, che rivediamo il Rivalis, il Clifton della Bommercier. Il Bulgari Aluminium. Il Tudor Prince Date è proprio l'anello. L'anello, la fascia, la fascia con rubini e diamanti. Bella questa fascia, eh! Quasi tre carati di rubini più. 85 punti di diamanti Top Wesselton. Va bene, a posto così Gianni. Abbiamo visto e rivisto questi orologi. Signori, io come al solito adesso li metto via è che li metto io definitivamente, li metto da una parte, poi se c'è magari qualche orologio che adesso o magari più tardi volete rivedere, basta richiederlo, ci perdo niente a prenderlo e rimetterlo qui sul banco, anche se eh, ho ricevuto diverse chiamate, diverse richieste e ringrazio i signori che hanno fatto le richieste, però per esempio su quel Submariner, su quell'acciaio oro giallo, quel prezzo, quale orologio vi mio, non so, ripeto, se è il nostro cliente, ma quale orologio da opzionare? Perché qual è un orologio che non so neanche perché costa così poco, essendo poi perfetto e anche full set. Per non parlare del Cartier, perché sul Cartier ho ricevuto più di una chiamata. E anche sul Bon Mercier, giusto Gianfranco? Sul Clifton ha richiamato l'amico del Bon Mercier, e scusami. Non... L'amico ci sta pensando, va bene, eh? però vedi, almeno vi siete sentiti? Ha detto che ci sta pensando, ma amico mio, non è meglio pensarci una volta che l'orologio è opzionato? E se poi ci ripensa, ci guardi, ci ho ripensato, ci richiama, non me lo mettete più da parte, non venite, non me lo spedite perché ehm, ci ho ripensato, giusto? A 2650 quel buon Mercier è sicuramente uno di quegli orologi che io farò vedere più di una volta oggi. Eh, Gianni, siccome devo togliere tutto. Prima togli me, poi vieni in diretta e man mano, sai come faccio io, li faccio rivedere per l'ultima volta e poi li metto appunto nel plateau qua che ho qui accanto a me. L'anello, la fascia con rubini, la tolgo, grazie. Il Tudor, il Tudor Prince Date. Un saluto video dalla signora Rosanna. Grazie signora, grazie Rosanna, molto gentile, grazie. Grazie Gianni. Poi, rivediamo, rivediamo, anzi stiamo rivedendo l'alluminio. Il Bulgari? Non lo so. Eh, non lo so, non lo so, non lo so. Questo è un bel orologio anche, vedi? Bulgari, 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 lunetta, l'alluminium Grazie Gianni, anche questo lo metto via per adesso. Ecco il bombersi di cui parlavo poc'anzi, il Clifton. Io ringrazio l'amico che ha fatto richiesta perché, vedi, a me non ha ricordato un bel orologio che ho fatto vedere ieri. Però Gianni, full set a 2650. Va bene, e anche questo lo mettiamo via, grazie. Ecco, per quanto riguarda i rivalis, io ho messo questo perché ha un colore particolare, però se desiderate un colore diverso di quadrante, bianco, nero, uh, verde, eh, ce n'è uno anche brown se non sbaglio, chiamatemi perché ve li faccio vedere, vi faccio vedere tutti anche se volete. Io ho voluto mettere questo anche per, così, per dare un esempio che abbiamo dei rivalis, ho messo questo perché ha un quadrante particolare, dai. Anzi, vediamo un attimo il cinturino anche. Cinturino che ha la stessa colorazione del quadrante, vedi color allora ametista, questo cinturino in pelle è di manta e la chiusura è una doppia deploy 39 mm la misura della cassa, questo è un bel orologio, vedi. Io ogni volta dico sempre la stessa cosa, però signori eh, non è che abbiamo soltanto orologi da 15, 8, 20, 100 mila euro, abbiamo anche qualche orologio da spendere, da spendere poco, tipo, tipo questo, non fare il fermo, eh, però io, il consiglio che do è sul Rivalis, rispetto ad altri che magari costano uguale, costano 300 euro, 400 euro, se dovessi scegliere io un orologio e spendere queste cifre prenderei il Rivalis. Anzi, ce n'è uno che mi piace proprio, Gianfranco. Devo chiedere um, se me lo regala. Vendi oggi due Com'è? Hai avuto due sigarette da 4. Beh? È un regalo. Ah sì? Chi le fa questo regalo? Fai il fermo Gianni, grazie. E questo abbiamo visto anche il Rivalis. Qua non nascondo ancora quello che è il prezzo, signori, da 8.90 soltanto 250 euro. Soltanto 250 euro. Poi rivediamo il Cartier. L'ultima volta Gianni, il Cartier Pascià, dai. L'ultima volta il Cartier Pascià 38 mm. Grazie. Eh, ancora una volta il Mont Blanc. Il Montblanc 36 mm a carica manuale. Eh lo so, me l'hai detto. Poi, il Rolex. Il Datejust con il quadrante verde. Eh, Gianfranco, io non l'ho capito per il summary, invece. Come sei rimasto con l'amico che ti ha fatto richiesta? Lo sai che tra un po' lo farò vedere? Datejust. Poi, rivediamo ancora il Seiko 5, il Tagoyer, il Tagoyer Autavia, qui hai trovato Gianni, il Tagoyer Autavia e poi l'EVC portoghese e il Longin, il Longin VHP nuovo. Fai il fermo perché abbiamo finito di rivedere almeno questi primi 11-12 orologi, più l'anello, più l'anello. Fammi mettere via. Guarda Gianni, rimani soltanto sul quadrante verde di Rolex, sul Day just. perché ho detto, io quel Submariner lo devo già far rivedere. Ridammelo e dammi anche il freccione l'Explorer 2 vieni, vieni accanto perché vedi Gianni questo è un orologio che noi abbiamo avuto diverse volte in questi anni posso dire che da quando abbiamo iniziato a fare orologeria quasi dieci anni fa il sommario acciaio rogiallo l'abbiamo avuto diverse volte con la luetta smaltata però signori Qualcuno forse ricorderà anche i prezzi, anche di dieci anni fa. Chiaramente non, non costava quanto costa questo oggi, costava meno. Ma era un orologio che si vendeva dieci anni fa a 7500-8000 euro. Dieci anni fa. Oggi quanto dovrei chiedere dopo dieci anni? Se poi l'orologio è perfetto ed è anche full set quanto devo chiedere e se poi aggiungiamo il fatto che questo poi è dell'ultimo anno di produzione di questa referenza di quello con la ghiera smaltata tutti voi sapete che i rolex più importanti che vanno fuori produzione sono quelli del primo anno e dell'ultimo anno questo infatti all'interno ha già l'rrr giusto questo è un orologio che io capisco interessa a tanti, ma l'ho visto già da ieri, l'ho visto già da ieri. Ma signori, è un orologio che deve trovare la conferma anche, che non vuol dire chiamare, lo compro, significa chiamare e dire mettimelo da parte, lasciando i dati se non sei cliente. E se sei cliente e ieri hanno chiamato due nostri clienti che se sono all'ascolto saluto. Tanto lo sanno che mi rivolgo a loro, proprio su questo orologio. E uno dei due mi sembrava effettivamente molto interessato. e Se all'ascolto, le dico, amico mio, che chiama dalla Puglia, questo orologio da prendere, da prendere, da mettere insieme alla grande collezione di orologi che lei già ha. E lo dico anche al signore che ne ha fatto richiesta prima. Credo che sicuramente l'aveva già visto questo orologio per richiederlo, e forse conosce anche il prezzo, perché l'ha sentito ieri più di una volta. Dire il prezzo, dire quella che è la rata, me lo fai rivedere Gianni e poi proprio il freccione. Proprio l'Explorer 2 che si è visto alle mie spalle quando ho iniziato. Anche questo scatole, garanzia. Chiaramente, questo è un orologio invece in produzione, giusto? Pronta consegna qui da noi e anche col pagamento dilazionato. Gianni, sono tre Rolex questi. Sono tre Rolex. Tutti e tre da prendere. Sono molto diversi, certo. Buonasera. Sono molto diversi. A rate sia il Dayjust, sia il Submariner, sia per l'Explorer 2. Dipende da quello che, le... da quello che le vuole. Lascialo, Gianni. Grazie, grazie ancora. Mi fai salutare una signora del quale non conosco il nome, con il quale ho parlato adesso, che i miei colleghi sono al telefono, che mi ha chiesto un'informazione sul prezzo del, del submarine che fa, mi ha fatto sorridere dicendo a chi riferiva la proposta al capo. Va bene? Ringrazio la signora, è stata molto, molto simpatica. Eh, Gianni, tor torniamo invece a rivedere i tre Rolex. Torniamo a vedere i tre Rolex, così come erano prima. Vieni in diretta questa volta, dai, vieni su quello verde. Io sono sicuro, vedi che questi tre Rolex, in particolar modo, qualcuno forse me li ha visti presentare ieri o a me o ad Angelo. E qualcuno forse ci sta ancora pensando. Voglio ricordare, signori, che chiaramente questo è quello che costa meno di tutti il date just, ma anche il submariner, anche il submariner, questo signori è pagabile interamente a rate se volete, se volete interamente a rate 40.000, circa 40, sì, 37.500 per essere preciso. di questo è un orologio che io so che piace a tanti. Gianni, ma secondo te, tutti e tre? Io capisco la curiosità, ma su quello che piace, che può essere questo, che può essere il quadrante verde? Questo anche sì, chiaramente anche la chiusura che acciaio lo giallo. Sì. Vola e poi rivediamo il freccione e poi rivediamo l'Explorer 2, l'ultima referenza dell'Explorer, signore, l'ultima referenza. Guarda che perfezione è questa lunetta, Gianni, la lunetta con le 24 ore incise e dipinte. Eh, signori, sono tre grandi Rolex, questi sono molto diversi, è chiaro che... Le chiamate che, che arrivano, sto sentendo che vertono su quello che piace, non esatto. su tutti e tre, come è giusto che sia. C'è il Signore o la Signora a cui piace questo, a cui piace il Submariner. Questo è stupendo, questo è spettacolare, sia nelle condizioni in cui è, sia per il fatto che ha appunto questa referenza che è fuori produzione proprio dal 2009 e questo è proprio del 2009. E dunque un transizionale. E poi il date just. E poi il date just con il quadrante verde, con i diamanti. Signori, solo questo quadrante. Provate a informarvi di quanto costa un quadrante Rolex con i diamanti. Scatole garanzia Rolex Bracciale Jubilee La ghiera zigrinata La classica dimensione 36 mm Su Submariner? Eh lo so torna sul freccione, torna sull'Explorer 2, 42 mm, fai un fermo immagine su questi due, perché non li metto via, li tengo da parte perché sento ancora delle chiamate, ringrazio chi sta chiamando, chi sta informando, però credo signori che siano tecnologi che, essendo poi pronta consegna, non c'è da aspettare gli anni, specie per quanto riguarda, per esempio, il freccione, eh, sia per il fatto comunque che diamo varie possibilità di pagamento se chiaramente l'orologio a casa una volta che lo ricevete vi piace eh, signori perché se non vi piace non è che con la, con la chiamata hai comprato se non vi piace alla fine non vi piace a casa io quel date just per esempio vedi quel quadrante verde io so che piace veramente a tanti perché poi scusami Gianni il Rolex date just in questa dimensione è un orologio che noi spesso abbiamo con il bracciale Jubilee, con il bracciale oyster eh, di vecchia produzione, eh, con il bracciale super jubilè, insomma, abbiamo avuto diverse volte il day just. Però nei quadranti classici: il quadrante nero, il quadrante bianco, il quadrante argentei, il quadrante champagne. Eh, raramente il quadrante blu. Ma quando lo trovi con i diamanti agli indici, con questo quadrante verde, eh Gianni, e eh, puoi dire ce l'ho io e pochi altri? Niente. Aspettiamo notizie invece da quel lato. Confermatelo c'è io, di Complimenti, 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 chi posso ringraziare? Signor Giuseppe. Grazie carissimo. E dove chiama Signor Giuseppe? Scusami, Gianfrey. Da trani, Ma è il tuo amico? Un altro signore? Ah, un omonimo del nostro cliente dell'antiquariato. Grazie Giuseppe, grazie, grazie, grazie. Gianni, a questo punto andiamo a rivedere insieme gli altri due Rolex che sono rimasti. Prego, il Freccione e il Datejust con il quadrante verde. Esatto. Gianfranco, scusami, non è che per caso ho richiamato l'amico del Bonmercier, l'amico che ci stava pensando? Lo rivediamo? Sì, io lo faccio rivedere, molto volentieri. 2650 euro. 2650 euro. Chrono Day Date. Full set della Bommercier. Livu sì? Sì. No, non è disponibile. L'ho fatto vedere anche prima. Prego. International Watch Company portoghese, prezzo lo sai Gianni. Il prezzo, da dire, sai tutto. Scatole garanzie IVC, cinturino originale IVC con la chiusura d'ardiglione. Fammi sapere qualcosa. Gianni, se richiama l'amico dell'IVC, se ti chiede magari qualche informazione che non sai, mi chiedi e ti dico tutto. A proposito, io ho fatto vedere prima quel Tagoyer, quel Tagoyer Autavia, dicendo che l'Autavia è sicuramente un orologio che è la prima volta che noi abbiamo, mentre l'Aquaracer l'abbiamo avuto già altre due volte, se non sbaglio. Ma io ce l'ho anche oggi. Nuovo scatole garanzia, l'Aquaracer, il Tagoyer. Con il quadrante bravissimo, Tapiseri, lunetta ceramica, L'Aquaris calibro 5, subacqua 300 metri, 42 mm la misura della cassa, mi piace tantissimo il cinturino di questo orologio, tela esternamente impunturata poi in blu così come la lunetta in ceramica e all'interno invece cauciù analergico questa è la chiusura da ripresentare da rivedere il date just indici diamanti. Subito chiusura deployant nuovo tagoglia l'acquareser. Il date just con i diamanti non l'ho mica tolto, non l'ho mica tolto né tantomeno tolto il freccione perché poi chiaramente se sento le chiamate vuol dire che gli orologi piacciono e siccome sui tre Rolex uno non c'è più, ma anche sugli altri due ho già sentito altre chiamate, non l'ho messo via scatole garanzia Rolex è bello sì questo guadante vedi io quando poi ho dei Rolex con i diamanti vedi questo o il Day Date oppure mi ricordo la settimana scorsa c'era un Date Just con i diamanti anche in lunetta dico sempre che questi sono gioielli perché al nome di Rolex poi accosti anche eh, le pietre preziose. Lascialo così Gianni, perché vedo Gianfranco al telefono, credo, con, con l'amico che l'ha richiesto il Rolex. Tra un po' torniamo sul Tagoyer. Tra un po' torniamo sul Tag Heuer Racer. Vieni sul Heuer. Rivediamo il Tagoyer nuovo, l'Aquarazer calibro 5. Signori, 2400 euro. È bella anche la, la cassa. Più che la cassa è la, la lunetta che è sagomata, perché la cassa è rotonda, e la lunetta che è sagomata, la ghiera che è sagomata. 2004, 52 euro mensili. Per un orologio nuovo, nuovo e anche professionale, giusto? È subacqua a 300 metri. Il fondello è serrato a vite. 2004. Fammi rivedere ancora per l'ultima volta, almeno per adesso, dai, il Bomercier, il Bomercier Clifton a 2650 euro. Lo lascio qui, Gianni, insieme al Tagoyer. Poi, ah, di Rolex ce n'è uno anche da donna, proprio da donna, nella misura da donna. Questo Datejust. Prego. Questo, vai, parte, questo Datejust 31 mm, 31 mm con il bracciale Oyster questa volta, orologio che ha la ghiera zigrinata in oro bianco e ha un quadrante molto particolare perché ha tutte le scritte Rolex che si ripetono. Non si vedrà niente perché è più facile vedere quello di ieri perché era scuro come quadrante. Su questo quadrante chiaro non è facile che si veda. Ecco qui che è logotipato Rolex, eccolo qui. Numeri arabi applicati in oro bianco. 3500 euro. Da ripresentare anche il Bon Mercier. Guarda, è proprio subito prima. Non l'ho mica tolto il Bon Mercier. Anzi, 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 a 2650. Io credo, vedi, lo stavo per togliere, l'ho detto poc'anzi, lo faccio vedere per l'ultima volta e poi lo tolgo, non dico definitivamente, magari lo faccio vedere fra due ore, ma a 2650 per il prezzo che ha, questo orologio da prendere, perché posso capire eh, lo Zenith 9.000 euro, eh, posso capirlo, lo De Marpighé eh, 40.000 euro, eh, il Daytona Movimento Zenith 30.000 euro, ma quando parliamo di orologi diciamo non che costano poco perché poi 2650 sono comunque tanti soldi. Però se si considera che la Bommercier, la Cartier, la, la Breitling, la Omega sono maison molto importanti, maison storiche, chiedo di orologi importanti di queste maison a 2650 che si compra. Giusto Gianni, questo 2650, abbiamo anche sentito prima quella che è la rata di 57, 58 erano mensili, poi signori un è libero di dire, ma io lo pago tutto e subito, va bene. Lo voglio pagare in un anno, va bene. In due anni, ok. Voglio dare una parte alla consegna e il resto la voglio ratezzare, va bene. Come volete voi. Su qualsiasi orologio, eh signori. Sul Datejust con i diamanti, sul, sull'IVC portoghese, eh, su quel Tagoyer Aquaracer visto poc'anzi. 2650. Il Tagoyer. 2.400 euro l'acqua racer nuovo. Eh, stavo facendo vedere invece il Datejust, quello da donna, il 31 mm, 3.500 euro. Grazie, questo lo lasciamo qui. E poi vediamo un altro di quei orologi che non ho ancora fatto vedere, dove, però, ieri eh, ho mostrato più di una volta, perché, signori, parliamo addirittura di una edizione limitata. Edizione limitata. Per quanto riguarda questo Girard Perego, Le ore nel mondo realizzato in soltanto 750 esemplari, cioè nel mondo eh, nell'anno 2007, in occasione di una regata che si è svolta a uh, Valencia, eh, la Girard Perregaux ha realizzato questo orologio in 750 esemplari, il WWTC. La cassa misura 44 mm, è un crono, appunto Le Ore nel Mondo, con la funzione giorno notte anche. Scatola e garanzia Girard Perego, cinturino in cauciù. 5900 euro. Grande complicazione. Crono le ore nel mondo. 5.009 e anche questo adesso lo lasciamo qui perché poi faccio vedere accanto qualcosa di completamente diverso è un regalino proprio Gianni un regalino qui signori c'è un orologio a carica automatica della Wheeler Wheeler Genève è un orologio che misura 37 mm dunque una misura elegante eh, purtroppo non è facile da far vedere, sì è un quadrante blu, questo si vede, però ha questi indici, vedete gli indici misti che sono applicati sul quadrante blu, che sono arabi misti a quelli a lancia, c'è anche la scala sessagesimale, c'è il datario, giusto? Signori, funziona? Eh? 390 euro. 390 per questo Willard Genève a carica automatica. Eh, purtroppo vedi, lo metto così, non si vede bene. Non si vedono bene gli indici, sembra eh? No, è così. 390 euro, per il quadrante blu 390, rivediamo un attimo. Lo girard peregò a 5.900 Eccolo. Il tagoglier acqua racer a 2400 euro. Il bon mercier a 2650 euro. Il date just per una signora 3500 euro. Questo signori, questo date just, non so chi l'ha richiesto anche poc'anzi, non so chi ha parlato con il mio collega, con Gianfranco, ma questo è un orologio da mettere via. Poi può essere che non ti piace a casa. Non mi ha comprato niente. Ma se sei interessato, se hai chiamato, vuol dire che ti piace. Fattelo mettere via. Decidi i pagamenti che vuoi adesso con il mio collega, in caso di acquisto sempre. Eh? È bello, eh? Molto bello questo Rolex. Molto bello questo Rolex. Sì, così si vede bene, Gianni. Certo, al polso è un'altra cosa. Al polso è un'altra cosa, chiaramente. Lascialo così, Gianni. Il prego? Prego. Molto volentieri. Molto volentieri. Come? No, non mi dire queste cose come mi dicevi volta, quelle volte sul Mont Blanc, ti ricordi quel Mont Blanc uh, Orbita Torbida, che cos'era quello? Io sono buonasera. WWTC, Worldwide Time Coordinated. 5900 euro. Uh, sì, con il mio Cinturino caucciù, sì, sì. Cinturino caucciù, questa è la fibbia doppia deployant GP 5900 euro. Sì. Lascialo così Gianni, così ti lascio tranquillo. Così sento Gianfranco se mi dice di questo perego. Gianfranco, scusami. Perfetto. Eh, 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 anche qui mi sembra, sai. Non lo so. Mi sembra, non sono sicuro. Gianfranco, Gianni, mi dici che cos'hai tu per... Eh perché ecco perché te l'ho chiesto perché dall'altra parte. Va bene. Mi dicono che il date just con il quadrante verde è confermato, ora non so da chi perché mi sembra che sono... siete in due, sai Gianfri? Eh, mi sembra che è il signore che ti ha chiamato prima, che ha chiamato adesso per la conferma. Gianfre scusami, mi guardi un attimo? Va bene, dai, lo lascio qui. Il Perego 5009. Scusami, è il freccione invece? Ah, è, è quello è disponibile, giusto il freccione? Ok. No, lo posso far rivedere, certo. Ci riesci Gianni, scusami. A far rivedere il freccione che mi è rimasto ancora a disposizione. che invece è un orologio recente, è un orologio, signori, chiaramente tra quelli in produzione, solo che qui è pronta consegna, non c'è da aspettare, porta consegna oltre che il pagamento a rate. Questo è a disposizione, signori, non so chi ha chiamato prima per il freccione, ma il date just non c'è più, il Submariner anche, non perdete di questo orologio? Aspetta un attimo, Gianni, scusami. Se c'è qualche altro signore che vuole chiedere qualche informazione su questo Rolex, lo può fare tranquillamente così come hanno fatto tutti gli altri signori. Explorer 2, ma hai visto che è perfezione questa lunetta, Gianni? l'orologio è veramente pari pari all'uovo. nuovo. Vedete signori, è chiaro che su orologi come questi, quelli in produzione. È chiaro che sì, trattiamo il secondo polso, ma pretendiamo la perfezione. Specie quando trattiamo appunto delle referenze che sono eh, in produzione appunto. Lascialo così Gianni, per favore, perché adesso devo fare un'altra richiesta. Lascialo così. No, quello da donna è disponibile, sì. O da donna a 350, quello sì, è disponibile. Il date just boy. A 3500 euro o a 77 euro mensili. Ecco sì, hai ragione, di questo orologio forse una delle cose più belle che ha, che è proprio il quadrante, è la cosa che si vede meno. Il quadrante con tutte le scritte Rolex, i numeri arabi si vedono bene, le scritte Rolex sul quadrante invece no. Vito, scusami, poi dovresti ripresentare l'IVC portoghese subito. Allora, Gianni, scusami, vediamo di lasciarlo così, così prendo l'IVC e lo faccio rivedere immediatamente. là quello Manu solo a Manu giusto Manuele scusami su questo orologio qui giusto eh Gianni torniamo sul, sul IVC portoghese Torniamo sull'International Watch Company Portoghese, su quello che il crono, a mio avviso, è più elegante al mondo. Il b compax più elegante al mondo. Essenziale, vedi? b compax con i numeri arabi, 41 mm, è sempre stata quella la dimensione del Portoghese. Abbiamo il cinturino su originale, la chiusura ad ardiglione e questo è anche scatole garanzia IVC. Scatola e garanzia IVC. Signori, non so chi l'ha richiesto perché non so se il nome me l'ha detto Gianfranco. Il signor Stefano. Stefano, 5.290 euro, 118 euro mensili. Ripeto, scatola e garanzia IVC. Io ti dico, Gianni, tu ricorderai sicuramente altri DVC che abbiamo avuto, sia quadrante nero che quadrante bianco, anche l'anno scorso. Bene, questo è il DVC portoghese più economico degli ultimi due anni. 5.290. Lascialo così per il signor Stefano, che si vede abbastanza bene. 5.290. A proposito... Io con un quadrante particolare come Rolex avrei anche un Air King e lo voglio far vedere. Un Rolex Air King con il quadrante blu, con il quadrante blu soleil. Anche questo scatola e garanzia in questo caso Rolex. Scatola e garanzia Rolex. Guarda che quadrante, indici a bastone. Anzi, lancetta e bastone, indice a barre in oro bianco, in oro bianco, movimento meccanica, a carica automatica. Domani il bastone lo porto io qua. Gianni, <ride> scatola di garanzia Rolex, signori, signore anche perché per la dimensione, questo, sai che bello orologio da donna sarebbe? 3700 euro Vito, scusami, dovresti presentare la vettor di Brightling subito, subito Nino 3.700, questo è king. Eh, Gianfranco, abbiamo saputo qualcosa per l'IVC Portoghese a 5.290. O per il tager, il tagogier nuovo, L'Aquaracer racer, guarda che bello orologio. 2400 euro. E accanto a questo orologio nuovo, un altro orologio sempre nuovo scatole di garanzia che ha un grandissimo sconto da listino ed è quello che ha richiesto il signor Nino L'Avieto Rotto. Orologio che oltre a essere nuovo, nuovo di pacca, nuovo capito con la garanzia, con la timbrare, è proprio nuovo di ultima produzione. Da, di, di Breitling, ultima produzione per quanto riguarda i modelli della Breitling, questo avvieto rotto, questo orologio appunto da aviatore che poi si rifà ad, una, ad un aereo, l'altro ieri ho visto anche che hai mandato la foto dell'aereo, di questo aereo con il musetto da, da, da squalo, giusto? Che si chiama questo aereo Curtis Warwalk, giusto? Questo orologio, signori, che poi hanno fatto in due dimensioni, la misura grande è che è questa qui, 43 mm, e anche 41 l'hanno fatto. E ha il cinturino praticamente con doppi materiali: all'interno in pelle, esternamente, appunto, e in tela, tela così come eh, del colore uguale a quello del quadrante. La chiusura è deployar, 5 anni di garanzia. 5 anni. Vedi, è un orologio proprio nuovo, con il codice a barre, le plastiche della Breitling. È un orologio che costa di listino 5.300. 5.300. Tu pensa, prova a immaginare, un orologio che la Breitling o la Omega o la Zenith mettono in produzione. È possibile che ti facciano uno sconto? Sì, magari ti tolgono qua, faccio un esempio, 300 euro può anche essere. Ma signori, da 5.300 a 4.300, sono 1.000 euro in meno con i pagamenti vari che poi noi facciamo. Signor Nino, io non so se è il nostro cliente, ma a 4.003 o a 92 euro mensili, perché poi per, per, per pagarlo a rate anche con 3 euro al giorno, questo è un orologio da vedere. Non è il primo Brightling nuovo che ne abbiamo, però rispetto che ne so al navy timer, al come si chiama l'altro modello famoso della Breitling, il Chronomat, al Super Ocean, è sicuramente un orologio molto più particolare, dove, vi dico già signori, eh, dalla Breitling non esistono certi sconti, non esiste togliere 1000 euro da 5300, non parliamo di un listino di 15.000, e dunque magari 1000 euro, eh, non dico che non li senti, però da 5300, 4300, 1000 euro, li senti come sconto? 4.300 euro. Questo è l'orologio che ogni volta che io metto dritto poi mi cade sempre. Però adesso, vedi, ci siamo riusciti. A non fare nessun fermo perché voglio vedere se rimane in piedi ancora per qualche minuto. 4.300. Rivediamo per l'ultima volta, dai, il l'Ivc portoghese a 5.290 euro. E proprio il Tagoyer, l'Aquaracer a 2004 E poi l'Air King. L'Air King ha 3.700 euro questo Rolex. Fermo immagine. Beh, dammi questo orologio. Signore, ho detto all'inizio, quando ho cominciato, che di solito il lunedì abbiamo degli orologi inediti che l'azienda compra, che numera il lunedì stesso e poi ci, ci dà da, 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 da far vedere, da visionare. Io ho un orologio adesso, che sto per mostrare, che sicuramente è uno di quei pezzi che non si vedono quasi mai, neanche qui da noi. Noi se noi di Rolex trattiamo veramente di tutto, dagli orologi più difficili da trovare, più importanti, come i Daytona, come i Submariner, che possono essere sia fuori produzione, ma abbiamo venduto i Batman nuovi, quelli con i bracciale Jubilee. Abbiamo venduto um, 20 giorni fa l'Ulk Abbiamo venduto tantissimi Daytona, addirittura ricordo un Submariner del 1953, cioè il primo Submariner. Eh, abbiamo visto Day Date con i diamanti, senza diamanti. Eh, addirittura i Daytona lunetta ceramica, eh, i Daytona con, con il cinturino, Oyster Flex, quelli con la cassa in oro, veramente di tutto. Io oggi ho un Rolex, signori, senza arrivare a spendere eh, i soldi che ci vogliono per un Daytona, per... Eh, per un Submariner Hulk, per il Batman, eccetera, che voglio cominciare a far vedere e poi ne parliamo. Prego, da un quadrante blu, questo è il King, vai a un altro quadrante blu. Ma attenzione, signori: il Date Just 2. O date just 41 mm perché si chiama Datejust 41, però in gergo viene chiamato Datejust 2. Indice a barre fluorescenti, lunetta liscia, dunque elegante anche come orologio, pur avendo una dimensione più più grande rispetto al classico Datejust. Bracciale Oyster, vedete le maglie del bracciale non hanno segni satinate e lucide. Scatola originale Rolex, due anni di garanzia antichità Chiossone, orologio chiaramente recente perché poi questa è una produzione ehm, che è iniziata, se non sbaglio, dieci anni fa, quella del Datejust 41 mm. Io lo sto facendo vedere, signori, non ne sto parlando ancora per quanto riguarda il prezzo. Perché questo, vedi, è uno di quei orologi dove voglio sentire in questo momento quanto interesse c'è. Perché lasciamo stare il fatto che comunque è il 41 mm, che noi non abbiamo quasi mai. Ma con questo quadrante blu poi, credo di poter dire, però diciamo che è una mia considerazione, che è il quadrante più bello che fanno su questo orologio. Perché sai, quadrante bianco, quadrante nero, certo poi diventa una questione di gusto. Però, signori, il quadrante blu sul Rolex, eh, così come prima per quel Submariner è tutto un altro vedere. Dimmi, Gianfranco. Per uh, ripresentare, scusami Vito, se ti interrompo, anche il just 31 mm. Sì, con la signora. Come? E ho un'altra richiesta per la ripresentazione del girard Peregole, ora del mondo. Subito. Intanto, signori, scusami... Visto che ho due richieste e non posso far aspettare i signori che hanno chiamato per il Perego e per la misura Boy di, di Rolex, questo può interessare? Perché voglio vedere attraverso le vostre chiamate se è un orologio che interessa. Sono sicuro che interessa, sono sicuro che è un orologio che magari avete anche richiesto. E non c'è quasi mai. Perché di solito quando abbiamo questa dimensione, il 41 mm, lo abbiamo acciaio oro giallo, giusto? fino a ieri se non sbaglio o l'altro ieri c'era l'acciaio giallo. ma d'acciaio con il quadrante blu il Datejust 2 se vi interessa signori chiaramente come prima chiamare e chiedere il prezzo alla fine ti costa niente però voglio vedere se interessa perché è un orologio bello perché è un orologio su quale non spendi i 17 i 18 i 15 i 12 mila che magari ci vogliono per un professionale se poi consideriamo che oggi, che si va a comprare in negozio un Datejust 36 mm, ci vogliono 7500 euro, questo è il 41. Ecco perché vi invito a chiamare e chiedere il prezzo. Lo rivediamo Gianni, e passiamo invece alla richiesta. Alla richiesta sul Datejust da donna, quel 31 mm, con le scritte Rolex, giusto? E poi anche il Perego. Partiamo dal Datejust, Vieni accanto, eccolo qui. Gianfranco ha la ghiera zigrinata in oro bianco. È un orologio recente con vetro zaffiro e scatto rapido. Dico recente perché è evidente anche per questo quadrante, appunto, con le scritte Rolex, che ogni volta è sempre eh, un'impresa a far vedere. I numeri arabi sono in oro bianco. E questo è un Rolex Datejust con il bracciale Oyster Oyster. È un orologio che io vedo soltanto per un polso femminile. Perché questa è una dimensione che nasceva, appunto, la misura boy, diciamo, eh, per i ragazzi e per le ragazze, però questo è un orologio secondo me da donna. 3500 euro. A rate con 77 euro. Beh, sicuramente uno dei pezzi importanti che abbiamo avuto proprio nell'ultimo anno per quanto riguarda gli orologi da donna 3500 euro e questo è il Rolex non so chi l'ha richiesto comunque ringrazio il Perego invece è un orologio particolarissimo perché oltre ad avere le funzioni crono le ore nel mondo questa è la versione edizione limitata e non in 50.000 pezzi mondo non in 15.000 pezzi mondo, 1.000 pezzi mondo, 750 esemplari nel mondo. Nel mondo. È perfetto. È scatole garanzia, uh, per ego... giusto? Prima ho fatto vedere la, la chiusura un po' meglio, questa doppia deployment con il logo GP. Questo è un logo signore, che. Ora non so nel 2007, quando era in produzione, quando è stato prodotto, quanto costava di listino. Però conosco bene il listino del Girard Peregole nel mondo non limited edition, che si aggira intorno ai 12.000 euro. Qui praticamente tu lo paghi la metà ed è edizione limitata. 5.900 euro. 129 sì, 129 euro mensili. Eh sì, questa è la corona che ti serve per eh, far girare i fusi orari i 24 fusi orari chiaramente parte da, eh, da questo in rosso che è valencia perché la regata velica per il quale poi questo orologio è stato realizzato è partita da valencia si è svolta a valencia 5900 euro Lascialo così perché devo sentire se l'amico richiama su questo peregò. Scusami, Gianni, è il Date Just 2? È bello, sì. No, non è No, è quadrante blu. È quadrante blu. Questo è stupendo questo orologio, vedi? Io amo il Submariner, però devo dire che la Rolex con questo Datejust 2, con questo colore di quadrante blu, penso si sia superata veramente. Il bracciale Oyster, signori, qua vi invito a chiamare chiedere il prezzo, chiedere la rata, chiedere quello che volete voi. Perché vedi Gianni, se... Io dico il prezzo, poi non sento la conferma, ci rimango un po' così su questo orologio. Poi magari ci ritorno e faccio male se magari non interessa. E allora voglio vedere se interessa. E credo di sì. E eh, già Franco, il Perego, scusami, è 5009 Come? Tu conosci il prezzo di questo Rolex? Non lo conosci, vero Gianni? Allora te lo dico in silenzio, anzi, chiudimi il microfono, così te lo dico, che sai cosa dire al telefono. Scusami, un caro saluto e un abbraccio dall'amica Sofia da Caltanissetti. Oh signora carissima, grazie, gentilissima. e eh, credo di sì. Grazie, sì, grazie, sì, grazie. La signora è... ti saluta e ti abbraccia e un saluto a tutti. Grazie a tutti, grazie da parte di tutti, volevo dire. Scusami Gianfranco. Questo lo posso togliere? Cioè devo togliere sia questo che il freccione, scusami. Me li fai vedere insieme? Dovresti, dovremmo rivedere anche il carte Pascià. Il pacià subito. Non l'ho messo mica via il Pascià. Fa già franco su questo orologio qua. Quanto. Ti lascio qua intanto Gianni perché ho la richiesta del cartier Pascià. Esatto. Visto che c'è il cartier Pascià da vedere, comunque passiamo da capo davanti allo Girard Peregò, a 5.09, voilà. Eh, rivediamo anche l'orologio da signora, quel date just a 3500 euro. Voisi. E poi proprio il cartier. Il Cartier con il quale forse ho iniziato, il Cartier è arrivato oggi, il Pasha è arrivato oggi. Sì, era nella mia carlata iniziale, il crono, signori 38 mm, il plonger, però attenzione, crono, con il cinturino originale eh, Cartier, la chiusura deployà e costa anche molto meno rispetto al solo tempo, anche molto meno. poi ha un quadrante molto particolare perché il quadrante di fondo è eh, color crema e poi hai i contatori del crono ovaloidi, l'ataria ore 6 la ghiera chiaramente unidirezionale, i tre zaffi di Cabochon senti l'amico prima Gianfranco dimmi se è confermato oppure no, perché se non è confermato poi voglio indicare la proposta e vedere chi magari può essere interessato a questo cartier Pachat, dato il prezzo che ha Il Rolex, il Datejust 31, questo lo tolgo per adesso Gianni, 3005. Rivediamo lo Girard Perego a 5900 euro. Grazie. L'Explorer 2, il freccione signore. Ho il Datejust 2 con il quadrante blu. Ah, di Rolex con il quadrante blu, poi c'era anche l'Air King, giusto? Di Rolex con il quadrante blu, poi c'è anche l'Air King, vedi che è sempre lunetta liscia, però 34 mm, questa volta con gli indici a barre in oro bianco. Questo a 13. 3.700 euro oppure 81 euro mensili. Per l'El King, a proposito di orologi che oggi si pagano praticamente meno di un, di un Precision. Per chi non l'avesse visto nei giorni passati, io ho ancora a disposizione, signori, questo Frank Mueller. Questo Frank Mueller curvet questo orologio bello con la cassa tonneau con bracciale d'acciaio, scatole garanzia Frank Mueller, scatole garanzia Frank Mueller, però signori guardate che quadrante, guardate che cos'è questo quadrante con i numeri arabi alla de ferro, l'orologio è perfetto, è perfetto. Questo quale? 3.990 euro. 3990 vuoi fare un appello perché sì. non abbiamo capito se ci siamo spiegati noi male o quant'altro? Cioè, è possibile che un orologio così a 3890 non, non venga confermato? 5 secondi, un flash? Non... Signore Scusatemi, effettivamente hai ragione. C'è credo che non sia possibile. E io credo di no, Parlare, io poc'anzi assolutamente il no io poc'anzi ho fatto, ho detto signori, di cui Frank Muller non può costare meno di un preciso della Rolex o di un Date il Date è il 34 mm giusto? che si vende a 4100-4200 qui parliamo, signori scusatemi del Date Just della misura classica, non il 31 mm il 34 mm il 36 mm, la misura che sta bene veramente a tutti i polsi, piccoli, grandi medi, da uomo, da donna, giusto? Bianco. Con la ghiera zigrinata in oro bianco, con il suo bel bracciale Jubilee funzionante perché magari dico il prezzo e dice diciamo, ah, ma avrà qualcosa che non va, revisionato, dunque avete due anni di garanzia, non un anno, due anni di garanzia, scusami Gianni, solo che signori scusatemi, a meno di un precision, a meno di un date, cioè a 3890 euro, pagare come vuoi, tutto e subito, col bonifico, con la carta di credito, col pagamento rateale dell'intero importo, di parte dell'importo, una parte alla consegna e il resto al rate. Il pagamento signori è proprio l'ultimo dei problemi, perché deve essere più facile per voi. Io, io ce la faccio a pagarlo tutto. Bene. Io non ce la faccio a dare 1000 euro e il resto al rate. Io non ce la faccio, però 86 euro mensili, lì ce la faccio. E chiunque credo Voglio un Rolex 86 euro, credo che li può spendere. Se vuoi il Rolex, poi dice: Ma io 3890, 3000, 2000 per un orologio non li voglio spendere. È un altro discorso. Se vuoi un Rolex, oggi ci vogliono minimo 6.000 euro per il modello base. Quando hai un Datejust che è un modello, signori, che la Rolex stravende, e in questa dimensione ha sempre stravenduto stravende e stravenderà, perché è la misura veramente che sta bene a tutti, poi può piacere il 41, il 31, e quello che è un altro discorso. Però questa è la misura che noi vendiamo più di tutte e che la Rolex vende più di tutti. Ma condizioni, perdonami, Vito? Quando poi in queste condizioni, adesso lo farò vedere sicuramente meglio, a 3.890. Io poi, signori, chiaramente proprio l'ultimo orologio. Io e il mio collega Angelo Giacomo, sul quale dobbiamo insistere. Perché quando c'è un Rolex e anche non il prezzo, ma il super prezzo, dovremmo farlo vedere un attimo. Se arriva la chiamata va bene, se non arriva, magari sarà tra dieci minuti, un quarto d'ora. Perché qualcuno fa zapping, giusto ogni tanto. Fai vedere bene le... Dammi il Rolex, mettiamo le plastiche, le abbiamo tolte le plastiche. Le ah, plastiche abbiamo si tolto si le bene. plastiche, ecco perché si vedeva così bene. Eh. Abbiamo tolto le plastiche anche per mostrare le condizioni in cui noi gli orologi. Poco, cioè perché io, io prima fatto, io ho fatto vedere bene. prima questo Rolex, quello da donna. Io se voglio farlo vedere bene, tolgo le plastiche e si vede bene il quadrante. Noi tutti gli orologi, che sono nuovi o di secondo polso, o di ventesimo polso, siccome li compriamo tutti, prima di comprarli siamo attenti a quello che compriamo e vogliamo che l'orologio sia perfetto, sono tutti perfetti. Qui il prezzo è imperfetto, chiedo scusa. Lo vediamo un attimo vedere. dal vivo, così mostro la capo di bracciale, la chiusura, tutto. Lo indosso anche un attimo, visto che ci sono questa possibilità. Visto che posso indossare perché si vede molto bene questa volta questo date just e poi a 3.890 Signori, ripeto, non con la ghiera d'acciaio, perché le ghiera zigrinate, le lunette lisce, chiaramente possono anche essere d'acciaio. No, ghiera oro bianco, 3890, poi col quadrante Silver, molto elegante, molto elegante, due anni. Si è reso pronto lui. Due sì, sì. anni fermo, di. Gianni. E c'è il fermo immagine. Lo deve togliere? L'aveva già fatto, ti ha preceduto. Da Torna dal vivo. Se si stanca, capito, da stare lì con me. E sto Eccolo qua. Un saluto dall'amico Natale. Grazie, signor Natale, molto gentile. Grazie, grazie, grazie. Ma hai visto, ma guarda che meraviglia! Cioè, è, 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 un, è un orologio prezioso. Ma 3890. Ma guarda, qui anche magari tu compri il primo Rolex. Vabbè, Vito, noi... io l'ho fatto problema, vedere. Dai. Poi l'importante è che non chiamici, ma come mai costa così poco? Magari ci vuole così non va. Questo è l'orologio senza le. Signori, specie. non è che con la chiamata qui si è comprato qualcosa. Eh beh chiaro che magari il nuovo cliente eh, può essere titubante ci mette alla prova. Il cliente che è un po' titubante ci mette alla prova. 300. Fai un fermo, grazie. Molto bene. 3890. Eh, Va bene, tipo, ho, detto tutto, 90. ho detto tutto. Ho eh, detto tutto. Gianni Gianni, torniamo sul Frank Mueller. Sul Frank Mueller Courvet a 3.990 3.990 scusami Gianfranco ma il cartier Pascià poi è confermato oppure no? no? intanto me lo fai rivedere Gianni? Non è confermato giusto il Pasha? No, lascialo qui, lascialo qui. Fammi un attimo invece rivedere Gianni, questo Wheeler Geneve a 390 euro, 3,90 Ah, e poi bravo, bravo, bravo. Il Bomercier. Il Bomercier Clifton. E eh, qui signore, qui non devo dire altro, è un full set, è un orologio recentissimo, è chrono day date, è chrono day date, soltanto 2650 euro, soltanto 2650 euro, anche a rate, sì sì, anche a rate con 57 euro questo bonmercier. 2006 uh, e 50 chiedo scusa 2006 e 50 il, il, 6, di un Vito. il, il, il just lo vuole subito fur di fammi vederlo. il fermo Adesso fammi il vederlo. fermo non lo fa. Guarda, molto questo volentieri è, sì. questo date just effettivamente vedi questo è un orologio che poi chi riceverà a casa farà come ha fatto ieri l'amico per esempio che ha chiamato per ringraziare tanti, tanti hanno chiamato che hanno ricevuto gli orologi Eh signori. Casa. Sono Questo è, è un orologio che è da indossare e poi giudicare, chiaramente. Perché effettivamente io dico spesso che il prezzo piccolo, alcune volte, dice: Ma sai, se costa poco ci sarà un motivo, giusto? Io vi dico, signori, metteteci alla prova. Iniziamo un rapporto con un orologio così importante a questo prezzo, col Day Just. Se fosse il preciso, può anche non piacere, devo trovare l'amico a cui piace il 34 mm. Ma a 38,90 signori, parlare di date Just poi in questa dimensione, eh, con la ghiera zigrinata anche, con la rata eventualmente che decidete voi, 86 euro, 100 euro, come volete. Puoi vedere il fondello per correre Subito. Un amico? Torna, cancella me Gianni Gianni. sapete la ro romiti. Vieni in diretta questa volta, così vediamo subito quello che è il fondello del Day Just. C'è l'orologio perfetto. L'orologio la non ha manco tutto. un segno, neanche dietro la cassa. Bello, pulito, liato, revisionato, garantito. Due anni di garanzia. Due anni di garanzia. Ma te rendi conto? Bracciare il bracciale giubileo, è poi il bracciale più bello. E visto me no? che ci sono quasi quasi, un altro giletto, come lo faccio? Gira, amico, amico, amico. Perché a me gusta. Qualcuno pensa che 36 mm direttore, è piccolo, tu hai un bel polso, ma io sono un omone. Uh, Allaga l'immagine. Signori, questo. io ho un polso piccolo, vedete? Eh. Ma, Angel, ma questo è? sta bene al polso anche enorme. Dieci anni fa mica esisteva il Deja's 2, giusto? 3890. Io non so il signore che l'ha richiesto, come no. si chiama, se sta richiamando. Ma Gianfranco, scusami, fammi sapere qualcosa su questo dei Just. perché se è confermato non le parlo più. Io fino a quando non ho sentito confermato in diretta è chiaro che rimango ancora qui. Così come, Gianni, scusami, rimango sul cartier, su quel Pascià. E eh, lo so che qualcuno sta anche chiamando per chiedere il prezzo del Pascià. Ma signori, scusatemi, è un Pascià Crono. È un Pascià Crono. Con il cinturino in pelle originale. Questo anche la chiusura deployant, non Ardiglione. deployant. Signori, 2990 euro, 3537 oggi vale il solo tempo, questo è un crono, col datario, 2990, 65 romensili, siccome la ricordo la rata, 65 romensili. 2.990 euro, certo che tra questo e il Datejust signore è una gara dura, è una gara dura nel senso, eh, hai l'imbarazzo della scelta, due grandi orologi con piccoli prezzi, 3.890 il Rolex, 2.990 il Cartier. Questa è una coppiata vincente, questa è una coppiata vincente. è il pascià, di Gianni fallo rivedere dal vivo questo Cartier fallo rivedere dal vivo questo Pascià di Cartier a 2.990 o anche a rate così come detto prima quadrante color crema vedi un solo numero romano smaltato lì a ore 12 gli altri indici a pallettini fluorescenti cinturino in pelle originale originale Cartier 2.990 fondello serrato a vite grande orologio torniamo sul Frank Muller 3.990 Vito scusami se ti interrompo dovresti ripresentare anche l'Air King subito 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 subito, subito eccolo qui Pensa, Lier King poi ha questo bellissimo quadrante blu e anche scatole garanzia Rolex. Scatole garanzia Rolex, anche qui due anni di garanzia chiaramente, signori, perfetto. Ecco, se l'amico magari lo vuole confermare King, se vuole gli tolgo anche le plastiche e lo faccio vedere meglio per vedere in che condizioni è. 3700 euro, soltanto 3.700. Metro Zaffiro carica automatica rata da 81 euro per l'Air King 3007. Poi Gianni Gianni. Torniamo sul sul bon Mercier, sul Clifton, sul Clifton a 2650. 2016, questo è Full 7, eh? questo, è, questo è pari all'uovo, questo è di ieri. Eh? Tutti che vogliono il date just, uno ne abbiamo Il date just è unico, il date just a 3890, signori, se siete confermati confermato, non se ne parla più. Eh, 2650, torna indietro Gianni, torna indietro che rivediamo l'Air King a 3007 Fai rivedere ancora il Frank Muller

390? No, sul Perego non ho saputo più niente. E mi spiace perché quello è un grande orologio. Quanto? Vieni, lo Gerard Perego, le ore nel mondo, signori. 5900 euro. Non ho capito, scusami. Di... Quello. 73 sì, 59 che al telefono la faccio ricontattare sì sì. Ah no, si è liberato, si è liberato. Lo dovremmo rivedere il dei sì, sì, Sub... abbiamo due chiamate. Eh, lo so, lo so, ma l'orologio è unico. So che sono due chiamate, ma l'orologio è unico. Quindi abbiamo già rimesso la plastica in modo che non si rovini in modo che non si rovini abbiamo già rimesso la plastica in modo che non si rovini mi togli la plastica eh, per favore fai un, fermo, dai, fai un fermo un attimo solo grazie vieni Gianni però lasciamolo non me lo rovino no non lo rovino allora. non lo rovino fanno rivedere al signore la signora non lo so che è in linea con, con Gianfranco Ecco, vedi, è tutto un altro vedere, chiaramente, signori. Ma sono così gli orologi, è nel è senso bene. che così che vi arrivano non è che vi arrivano con le plastiche, vi arrivano senza in modo che li vedete per bene. Ecco perché vi dico, quando avete il dubbio, vedetevelo a casa l'orologio, giudicatelo con i vostri occhi. Poi c'è Ci sono sempre i 15 giorni per eventualmente ripensarci. Non c'è problema. Tremi e di avere chiaramente i soldi indietro, tutti! Oh, finanziamento viene chiaramente annullato 3.890 Gianfranco dimmi di sì perché è unico il cartier 2.990 rimetti la plastica per favore su questo orologio perché poi non voglio sapere più niente 3.890 sì 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 eh, Manu scusami mi torni sul Perego, per favor. Sullo Girard Perego. Girard. Il WWTC. 5.900 euro. E poi, aspetta un attimo. Perché non so chi voleva rivedere un orologio. Che avevo già messo via, però non ho problemi. eccolo qua vieni Emanuele fallo rivedere non so per chi il Tagoyer nuovo l'Autavia l'Autavia nuovo lunetta ceramica nuovo scatole garanzia signori 2890 euro Certo che quel date just a 3890. Perché ci sta ancora pensando? Ghiera in oro bianco. Ma quelle certe volte su certe cose, sulle cose semplici. Non ci posso credere. Si fermano. Forse lo metti 4200 forse è meglio. Almeno, Va Vabbè. 42,45, 99 euro, Dici non paghi neanche 100 esatto, euro. Esatto, neanche 100 Spettacolo. euro. E invece 86 euro. 86 euro al mese, Per un date just ghier in oro bianco. 2890, signori. Tagoglier nuovo, modella Autadia, lunetta ceramica. Manu, ci facciamo l'ultima carellata qui, allora, 2.890 il Tagoyer. abbiamo letto 5.900 euro per lo girard per ego 390 euro il Wheeler Geneve questo con il quadrante blu signori, il Pasha, scusatemi il Pasha 2.990 euro 2.990 è un crono, eh? 2.990, Frank Muller invece, Frank Muller Courvet, 3.990, 3.990 euro. Poi andiamo a rivedere l'Air King, il Rolex Air King con il quadrante blu, a 3.700, e poi il bon Mercier, e poi il bon Mercier Clifton a 2650 euro. scusa manu? Sul date just 2, su questo quadrante blu, io, scusatemi, io posso capire, mi avete chiamato per il Perego, mi avete chiamato per il Cartier, adesso un signore mi ha chiesto di farvi vedere eh, cos'era il, il Bommercier se non sbaglio, fatto molto volentieri ma possibile che su questo 41 mm non è ancora, scusatemi, arrivata la conferma non la chiamata la conferma perché questo chiaramente è un orologio che credo che se chiami vuol dire che ti piace e vuoi possedere giusto? e quando lo trovi il 41 mm, il Datejust 2 col pagamento rateale anche signori il pagamento lateale ma con questo quadrante blu con questo quadrante blu credo che di conseguenza deve anche arrivare la conferma manuele poi può anche essere che in questo momento ti piace di più il GMT ti piace di più il date Just più piccolo il Summarin nel il Daytona e va bene non è che voglio insistere non è che voglio insistere ma una volta che c'è questo orologio che a differenza del Daytona che sicuramente costa molto molto di più ma questo capita una volta, il Daytona. Una volta che verrà venduto, se ne compra un altro che costerà di più, quello è sicuro, però lo trovi. Questo no. Questo no. Scusami, Emanuele. Signori, non voglio neanche far perdere tempo a qualcuno che poi deve chiamare, deve chi... lo dico io. A 6.390 euro, a 6.390 euro o a 140 euro mensili, 139 è uguale, questo è un orologio che non ha bisogno che io faccia vedere 100.000 volte, questo è un orologio che devo fare vedere una volta, devo dire il prezzo, se c'è l'interesse, bene, sento la chiamata altrimenti lo metto via e magari tra un'ora, 6.390, 140 euro mensili, signori è unico, no Emanuele scusa mi vedi, il prezzo l'ho detto io perché è meglio. Perché poi se magari arrivano le chiamate di qualcuno che ti chiedeva il prezzo e non lo confermava, dico, vabbè, allora per un Datejust 2 quanto bisogna spendere? A 6.390 vi dico, signori, se vi piace, va bene. Se non vi piace, magari volete vedere o un Rolex diverso, o magari volete... Avete qualche richiesta diversa, magari anche da Rolex? Eh? State cercando, che ne so, uno Zenith particolare, state cercando un Eberhard, uno Demar un Hublot, dico di, di anche orologi che non ho in questo momento fate le richieste che volete, perché può essere magari che l'orologio che vi interessa arrivi, quando parliamo di orologi facili come i Rolex come, perché posso capire, c'è qualche modello di Rolex che effettivamente non è che può piacere a tutti però quando parliamo del Datejust del 41 mm poi con questo quadrante blu a 6390 se c'è l'interesse va bene altrimenti Emanuele lo faccio vedere tra un'oretta Tanto l'abbiamo visto, non è che cambia, giusto? Togli me, cancella me, fai vedere l'orologio, sta bene così in ferma immagine a 6.390. E Invece torniamo sul Breitling, sulla Vieto Rotto, sulla Vieto Rotto, nuovo, da 5.300, 4.300 euro, 4.300 e a questo punto... È arrivato il momento anche di far vedere uno degli orologi più importanti sicuramente di casa Rolex. Il Submariner Date, 50 anniversario o lunetta verde. Scatole garanzia Rolex, anno 2004. Ecco, questo per esempio, vedi, a differenza del Dejas 2, qui è chiaro che devo trovare il collezionista. Devo trovare il signore che colleziona Rolex, che vuole investire nei Rolex. 15.990 euro. 15.990. E poi Gianni. Manu, chiudiamo veramente in bellezza con i Rolex. Alla strabig, come diceva un grande presentatore di tappeti, di tappeti, il Daytona. Il Daytona Movimento Rolex con lancette slim hands. Anche questo signori scatole garanzia Rolex. Rarissimo perché prodotto per un solo anno, nell'anno 2003. 20.200 euro. Manu, adesso dobbiamo far rivedere a questo punto tutti i Rolex. Perché li abbiamo visti un po' qua, un po' là. Adesso andiamo a rivedere tutti, tutti quelli che abbiamo. 20.200 euro per questo Daytona. 15.990 invece per il submariner ghiera verde poi l'Explorer 2 freccione scatole garanzia Rolex perfetto questo orologio signori 8.500 euro il Datejust 2 con questo stupendo quadrante blu 6.390 euro 6.390 poi Gianni Il date just, signore. Il date just più economico al mondo. Il date just più economico al mondo. Sì, ora lo dico. 3.890 euro, signore. 3.890 oppure 80 euro mensili. Che cerchi già, Franco. E poi l'Erkling. Eh, cosa ti ci posso credere e poi King signori, a 3007. Mi dicono Giafranco come si chiama l'amico perché non me lo ricordo prima me l'hai detto il che il signor Giuseppe ha fatto un cambio, cosa che è possibile fare, signori. Ha cambiato il submariner acciaio rogiallo giallo con il ghiera verde il, sub ghiera verde con sì. il ghiera verde. 50. Grazie Giuseppe. Allora, a questo punto, il Ghiera Verde è confermato, ma è tornato disponibile, e così lo dico anche ai signori che hanno chiamato all'inizio, ci penso, richiamo, questo è tornato a disposizione, il Sumari acciaio Oro Giallo a 11.000 euro. Eh, Gianni, a questo punto, torno in diretta sull'Air King, 3.700 euro. Rivediamo il Date Just, a 3.890 euro. Lo vuole rivedere? 3.890. L'abbiamo già detto 50.000 volte. A 6.390, a 6.390, questo è da prendere a 140 mensili in due anni, metà e metà, come volete voi, 6.390. Rivediamo Gianni Gianni, l'Explorer 2, l'Explorer 2 Freccione, 8.500 euro ed eccolo il Submariner che è tornato disponibile. L'acciaio è oro giallo, lunetta smaltata, full set, Anno 2009. Bello, 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 bello. Sarà che quando vedo un submarine che sia l'unetta verde, che sia l'unetta ceramica, che sia l'unetta smaltata, che sia acciaio lo già. Il submarine signori, è per me il Rolex. A 11.000 euro, a 242 euro mensili. Signori, se vi interessa, non lasciatevelo scappare di nuovo. 11.000 euro e poi e poi e poi il Daytona dovresti anche ripresentare scusa mi vito l'Hamilton l'Hamilton sì sì scusa vito il Longin ah il Longin va bene allora tieni l'Hamilton e dammi il Longin 11.000 euro e poi rivediamo il Daytona Rivediamo il Daytona, l'acciaio, il movimento Rolex con lancette Slim Hands a 20.200 euro. No, vai Gianni, vai, vai, vai. Sono sei Rolex, signore. Ma veramente per tutte le tasche? Perché dai 3.700 dell'Hair King fino ad arrivare al Daytona da 20.200 c'è l'Explorer, c'è eh, quel Date Just 2, signori, a 6.390. C'è un Date Just a 3.890. 32.958. 6.390, ma... Gianni, scusami, vabbè dai, non voglio insistere perché c'è una bella richiesta adesso. Devo mostrare il login. 3.890 per il Datejust in visione 3.890 e l'Air King a 3.700. Intanto il Longin, giusto? Eccolo qua. Andiamola a vedere. Il Longin nuovo. Questo è un orologio nuovo, questo Longin. Questo è un orologio nuovo della Longin. Longin VHP. Ecco così il quadrante si vede bene, vedi? 43 mm, 43 mm, signori, non so chi l'ha richiesto, lo ringrazio, 890 euro. È unico, eh? 890 euro ed è molto particolare, perché, ripeto, basta togliere questa linguetta che è qui, questa nera, giusto? Sblocchi praticamente questo pulsante che ha la corona, lo pigi. E automaticamente anziché mezzogiorno l'ora si sposterà alle 18.05 che è l'ora attuale se sei in Italia. Se sei in un altro paese con un flusso aero diverso dall'Italia si sposterà su quell'ora. Non devi andare tu con la corona ogni volta se magari sei un viaggiatore giusto e ti sposti da una parte all'altra a uh, muovere le lancette. 890 euro Questo è il bracciale, le maglie del bracciale. La chiusura è scomparsa, eccola qui. Longin con il suo logo. 8,90. Lascialo qui perché so che era richiesto e so che Gianfranco doveva sentire il signore che lo voleva vedere. Ma scusate, ma il cartier pascià è possibile che è disponibile a proposito? Il -Crono. Una sul cartier cronico. Allora, tengo un attimo da parte, poi se è disponibile me lo dici Gianfranco e lo ripresento. Altrimenti se è confermato. Dai, lasciamo tre minuti di prelazione Fra 180 secondi la faccio vedere. 890 abbiamo detto per il longin. A proposito di orologi che costano niente. E il bulgari? Il bulgari aluminium, però Gianni, ieri. Me l'hai fatto vedere meglio questo Bulgari. 1690 euro, signori. Automatico di Bulgari, alluminio e cauciù. 1690. Aspetta, allarghiamo un po' l'immagine, appena appena. Questo è l'orologio che ha un famoso presentatore televisivo. Ora, allora, sono sicuro che voglio sapere chi è, giusto? Chi? Ho detto famoso presentatore televisivo. Quello non è un presentatore. 1690? Non lo vedo un sacco di tempo. L'alluminium. Guarda, ti, dico, ti do un indizio. È un presentatore che, secondo me, lavora in una buona televisione. È quella che io preferisco alle altre, come televisione. Per il modo di fare televisione. Fai un bel frame immagine, così si vede, vedi, si vede la scritta Bulgari, Bulgari. 1690. A proposito, Gianni Gianni, Come si chiama il signore che, che ti ha chiesto informazioni sui in portoghese? Filippo. Filippo Caro, io l'ho lasciato lì per una mezz'oretta circa perché aspettavo che lei mi facesse sapere qualcosa, così come ha detto il mio collega. Io lascio per l'azione, poi vedo che è ancora qui, è chiaro che lo devo far rivedere perché, come dico sempre, vedi Gianni, stessi parlando di questo orologio, scusami qua ti posso anche lasciare per l'azione di un'ora sull'IVC portoghese sul Cartier Pasha sul Dayjust di Rolex su un sul su un Moonwatch non posso lasciare per l'azione perché sono logiche che sicuramente interessano magari ad altri poi l'IVC portoghese scatole garanzia a 5.290 a 118 euro mensili Filippo se ne vuole, ripeto lo mette da parte e lo vede a casa hai voglia di pensarci a casa, Gianni? Hai 15 giorni per ripensarci? Esatto. 5290? Poi l'eleganza dell'IVC portoghese. Vedi, ora parlando di presentatori televisivi, questo invece è un orologio che mi sembra, eh, non ne sono sicuro perché lo vedo sempre da lontano, che abbia un signore che... In questo periodo stiamo seguendo spesso, mi sembra, eh, Anche a me sembra. mi sembra. 5.290 euro. Scatole, garanzie, IVC, Fibbia, Dardiglione. Si sì, è un orologio che oggi a comprare nuovo ci vogliono 8.000 euro. 5. Anche perché vedi, non è che sia facilissimo trovarlo, perché chi se lo vende l'IPC portoghese. Lascialo così Gianni. 5.000. Scusami. Molto bene. Eh, Gianfranco fammi sapere per il cartello, perché se non è confermato glielo faccio rivedere immediatamente. 5290, questo lo lascio qui, l'ho fatto vedere perché l'ho lasciato un attimo da parte per il signor Filippo, però lo vedo ancora a disposizione e lo lascio qui. Vieni Gianni. Guarda, hai visto che ho fatto vedere per un attimo l'Eberhard, quel Chrono 4, lo vediamo dal vivo. 5290 abbiamo detto per l'IVC, eccolo qui. Il Chrono 4, giant, l'oversize. Il 46 mm, ecco questo è un orologio che ha bisogno di un polso grande, sai. Io lo posso anche mettere, però. Hm? Diciamo che il mio polso permette, forse, dimensioni al massimo 42, e già lì siamo. Eh? Questo è 46 mm. È anche un orologio subacqua a 200 metri ed è nuovo. Questo Crono 4 Giant è nuovo. 4250 euro. Allora, 5.290 l'IVC. 4.250 per l'Eberhard Chrono 4 Giant. Questo Brightling Gianni. Altro orologio nuovo. Altro orologio nuovo. Abbiamo detto 4.300 euro. 4.300. Bello anche il Tagoyer. Mi piace il Tagoyer Aquaracer. Questo qui. A 2400 euro. 2004, signori. Nuovo, automatico, cinturino, tela e caucciù. 42 mm. Con il quadrante tapisserie e lunetta ceramica. 2004 questo Tagoyer. Vedi il Bright ogni volta mi fa lo scherzo di cadere, Vedi, me lo fa apposta. E io lo tolgo. 2 4 abbiamo detto per l'Aqua Racer, il Tagoyer. A proposito Gianni Gianni, sai che il prezzo del 6 5 prima non l'ho detto? Ho detto è l'ultimo, è l'ultimo e l'ultimo, è l'unico e l'unico e l'unico, ma il prezzo non l'ho detto. Vieni! Nuovo, automatico, braccialato, Seiko 5. Signori, 199 euro. 199, 199, non c'è da pagare un euro, un centesimo in più. Non c'è da pagare la spedizione, non c'è da pagare l'imballaggio, non c'è da pagare niente. Al Corriere che ve lo porta, 199 euro in qualsiasi parte d'Italia. Day Date automatico 38 mm, anche il fondello a vista, una sola chiamata, 199 euro. A proposito, e il Longin? Scusami Gianfranco, e il 890 Il Longin VHP? 890 euro. Anche questo è nuovo, sì. Vogliamo rivederli? 890 e lungi. Prego. 199 euro il Seiko 5. 2.400 euro abbiamo detto per il Tagoyer Aquaracer, 4.250 il Crono 4, vai, 5.290 euro IVC portoghese. 4.300 euro signori, nuovo, questo Breitling a dietro rotto. Cartier Pasha, Cartier Pasha, con il suo cinturino in pelle originale cartier 38 mm crono 2990 euro vai il bulgari il bulgari aluminium automatico 38 mm 1690 euro il Mont Blanc il Mont Blanc Meisterstuck 36 mm guarda che eleganza questo orologio lancette a foglia numeri arabi che sono applicati Riserva di cariche piccoli secondi, scatole garanzia Mont Blanc 2000 euro. Il Wheeler, il Wheeler Genève 390 euro. Grazie Gianni. E vieni dall'altra parte che andiamo a rivedere da capo quel bombersier, quel Clifton quel bomber si è clifton chrono day date signori full set perfetto 2650 euro e poi Gianni ho oh, uno girar per ego di quelli veramente da eh? da porsi eleganti eleganti Guarda un po'. Girard per modello 1945. Orologio con la cassa di forma che misura 38x34. Automatico riserva di carica e piccoli secondi. Cioè, questo è un orologio che di listino costa 8500 euro. 4600 euro. Girard Perego, 4.600 euro, 102 euro mensili. Questo lo lascio un attimo qui Gianni, perché poi qui voglio far rivedere i Rolex, perché sento ancora delle chiamate sui sì Rolex. Eh, non ho capito cosa è successo prima per quel Datejust con il quadrante blu, ma è uguale, se è disponibile lo faccio rivedere, però con i Rolex ripartiamo dal Daytona. Dal Daytona movimento Rolex a 20.200 euro, sempre in acciaio. L'Explorer 2, il freccione, signori. Scatole garanzia. Guarda che perfezione questo orologio! 8.500 euro e poi proprio il Submariner. Questo submariner, signori, questo submariner acciaio e oro giallo. Ultimo anno di produzione. RRR all'interno. L'unetta smaltata perfetta. 11.000 euro. 242 euro mensili. Poi di Rolex, proprio Gianni, scusami. Il date just 2 signori, scusatemi. Io capisco che abbiamo sempre visto in questi anni i date just 36 mm i date just 41 mm. Ne sono capitati forse al massimo due d'acciaio e altri due. Se non sbaglio, acciaio rogiallo Ma a 6.390 euro, a 6.390 con questo spettacolare quadrante blu col pagamento rateale, con 140 romensili Signore questo questa la prenderà al volo a 6390. Poi come quadrante blu ci sarebbe anche l'Air King, l'Air King il 34 mm. Vito, Pre scusami se ti interrompo, uh, dovremmo rivedere il Submariner Acciaio. Euro. Torno indietro, signor Claudio. torno indietro per il signor Claudio, che lo rivediamo immediatamente. Immediatamente, Claudio.

Il date just con la ghiera zigrinata, signori, questo quadrante silver, 3890, 3890, e poi c'è anche, l'orologio da donna, sì sì, il Datejust 31 mm a 3500 euro. Adesso Gianni dobbiamo rivedere tutto, dobbiamo rivedere tutto, tutti i Rolex, tutti gli orologi che sono davanti, l'Eberhard, il Tagoyer, il Breitling, tutti. Fatti questa carellata, e il Pasha, possibile che il Pasha sia ancora disponibile Gianfranco? 3-7 l'Air King. È confermato l'Air King. L'Air King, grazie. King. Un saluto e tanti complimenti dall'amico Paolo da Trento. Grazie Paolo, gentilissimo. Dunque l'Air King trova conferma. E questo? A 6390? Va bene. Rivediamo il Submariner. Rivediamo il Submariner. A 11.000 euro è il freccione accanto a 8.005, poi il Daytona, il Daytona signore, 20.200 euro solo. E poi in basso, torniamo sullo Girard Perego. Torniamo sullo Girard Perego. 4.600 euro. Rivediamo il Bommercier Clifton 2.650. Poi il Longin, dico bene? Sì, il Longin nuovo 890 euro. Il Seiko 5, 199 euro, vai sul Tagoyer, sull'Aquaracer A2004, il Chrono 4 invece accanto, 4250, LVC, io lo metto via, 5290. Poi abbiamo il Breitling a 4.300, il Pasha, cioè, devo togliere il Pasha, scusami Gianni, a 2.990. Se costasse 3.800, 3.900, dici vabbè, è il prezzo di mercato, lo compro da un'altra parte, 2.990 euro. Chiusura Deployant. Ti immagini comprare una Deployant della Cartier? Non ardiglione, la deploy Questa è una finta ardiglione quando lo vai a chiudere 38 mm crono con il datario 2990 65 romenzini, Ma vedi, Gianni, questo è un orologio che non è che devo dire altro, sì, farlo vedere chiaramente anche più di una volta. Ma quando senti poi le chiamate, sono arrivate. Poco anzi, no, come diceva, c'è una prelazione, ma poi io l'ho rimesso qui perché sai anche se l'amico non si è più interessato e dunque che faccio poi? Lo lascio lì 2.990 va bene rivediamo il Bulgari invece a 1.690 il Mont Blanc a 2.000 euro e a chiudere il Willer Geneve ...a 390 euro. A proposito... ...a inizio rubrica... ...io ho anche fatto vedere, signori... ...un anello... ...un gioiello... ...con rubini, eh? Con rubini veri. Rubini taglio rotondo per circa 3 carati... ...e diamanti F-Color... 86 punti è una fascia praticamente a maglia morbida che puoi eventualmente anche far stringere o allargare a seconda poi del, del dito della signora giusto tutto montato in oro bianco signori 2850 euro ma c'è di più perché eventualmente se si vuole se si vuole ci sarebbe Il girocollo, cioè il girocollo che va con questo anello, non ha così un abbinamento fatto così, no. Proprio il girocollo con rubini e diamanti che va con questo anello, un eternè praticamente, un eternè di rubini e diamanti, e qui la caratura è bella sostanziosa, perché parliamo di quasi 11 carati di rubini. 10 carati e 95 per essere preciso, anche qui diamanti top. Wesselton F. Color per un carato, un carato e 10. Guarda l'insieme, l'anello e l'eternè, 2850 per l'anello. E poi, signori, questo eternè: questo girocollo con rubine e diamanti. 8.250 euro. La somma sarebbe Gianfranco. 2.850-8.250? Circa 11? Ah, mi dicono che eventualmente per tutti e due esatto. si può anche fare un ritocco. Esatto. Va bene? Però si possono dividere. Se volete soltanto la collana: 8.250 se solo l'anello. 2.850 sì, l'anello eventualmente si può pagare a rate con 63 euro. L'anello con rubini si può pagare con 63 euro men eh, mensili. Si dico bene. 2.850. Gianfranco, Franco, abbiamo notizie per quanto riguarda il Dejas 2? Credo di no, perché se è qui vuol dire che non è confermato. Va bene, neanche per l'IVC portoghese? Posso metterlo via l'IVC? Il Pascià anche? Va bene? E eh dai, io ce l'ho qua il Pascià. Ok. Prima di toglierlo, Gianni? da solo questa volta, mi faresti rivedere il Submariner? 11.000 euro. Certo che tra questo e il Datejust 2 6.390 per il Datejust 41 mm e 11.000 euro per il Submariner. 6.390, signori, questo è un orologio che capita una volta. Se vi interessa l'orologio con il quadrante blu di Rolex e il, vi piace il Datejust, a 6.390, il consiglio è quello di metterlo via. Signore, io devo proseguire adesso e far vedere qualcosa di diverso. Ho tolto tutto quello che ho messo prima in carrellata, i Rolex, il Cartier, il, il, il Frank Mueller, il Seiko 5, l'Ebrar, eccetera. Se ne volete rivedere uno, molto volentieri, anche perché non è che siano tutti da confermare, nel senso non è che mi aspetto 100.000 chiamate che confermano 20 orologi diversi, sarebbe impossibile tranne se non colleghi eh, eh, Dubai, Stati Uniti tutti insieme, è chiaro che ci sarà magari qualche orologio che in questo momento non piace tra quelli che ho fatto vedere però anche adesso ho sentito qualcuno che chiamava su un orologio giusto? se magari tra i pezzi che ho appena tolto i Rolex, i Cartier, volete rivederne uno perché magari qualcosa vi è sfuggito, la dimensione della cassa, volete vedere meglio la chiusura, il fondello eh, il prezzo non l'avete sentito insomma lo volete rivedere? Basta chiamare. Qualsiasi orologio esso sia, dal 6 5 ad arrivare al Daytona da 20.002. Perché, io non dico tutti, perché sarebbe impossibile, ma c'erano in quella carellata 3-4 orologi, 3-4 orologi, che credo non arrivano a domani. Perché il Pasha, signori, il quartier Pasha. A 2990 un crono non può arrivare a domani, perché questa sera quando io chiuderò alle 20 inizia la replica, domani c'è la replica, ci sarà qualche signore che sarà interessato a un cartepascia come questo crono. E questo discorso vale per quello che ho alle mie spalle. A 6390 il date just 2, a 140 euro mensili, però io parlo sempre di pagamenti rateali. Poi ripeto, signori, in questo momento... Sì, chiedete anche al mio collega i pagamenti diversi da... Quindi scusami dovessi ripresentare il Tagoyer. Eh, L'Aquarazer, esatto, sì. subito, a 6.390, signori. E eh, vedi, eh, lo stesso vale per il portoghese. L'evo portoghese, perché posso capire, sai, il Wheeler a 3.90, a me non piace. Devo trovare un signore a cui piace quel tipo di orologio molto simile al vintage e il suo discorso vale per il Chrono 4 Giant, ho bisogno di un signore che abbia un polso non come il mio per indossarlo, è 46 mm e trovare un signore a cui piace chiaramente anche l'Eberhard, quando si parla di Cartier si parla di eh, questo Rolex o anche del Submariner o si parla per esempio del WC portoghese, lì credo sia più facile parlare. Allora intanto andiamo a rivedere il Tagoyer. L'Aquaracer che invece è un orologio nuovo, prego, l'Aquaracer calibro 5, orologio nuovo, 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 vedi questi? Questi sono i tag della Tag con all'interno chiaramente la referenza, tutto, 42 mm, la lunetta in ceramica, ma poi questo è il a 300 metri, questo diciamo che è la risposta della Tag ai professionali di Rolex, di Tudor, di Breitling, 2400 euro poi oh, bello questo cinturino. Questo è un bello orologio, vedi? stiamo dedicando poco tempo perché sicuramente quando si fanno vedere poi i Rolex arrivano più chiamate, ma questo 2004 signori se non si può o non si vuole spendere gli 8, i 10, i 15, i 20.000, i 40.000 che ci vogliono per un Rolex a 2004 o anche a rate con 52 euro mensili, questo è un bel orologio. Questo è un bel orologio. Fallo rivedere così, così lasciamo il fermo perché era una richiesta. 2004. Gianfranco, scusami, è il date just 2 invece, il signore che ti ha chiamato? Non andava bene. Volevo un altro quadrante? E eh, sai, quello è un bel orologio. Ma questo, vedi? Vedete signori, io amo il Submariner. Lo rivediamo, lo rivediamo. Sì, lo rivediamo, ma lo faccio rivedere per tutti. Ma il discorso è un altro, Gianfranco. Tu sai che io amo il Submariner. Ma se il submariner d'acciaio lo avessi, magari un signore lo conferma, se arrivi secondo, io non dico domani, ma un altro submariner d'acciaio qui arriverà. Un Daytona, io ho un Daytona che ho fatto vedere prima, giusto? Dove chiediamo 20.200 euro. Qui, scusami Gianni, io ho un altro Daytona, che è Movimento Zenith, il primero, che è l'orologio di Rolex più importante che ho. È se rovesciato, il seriale L è scatole garanzia. Qui chiediamo 30.000 euro, giusto? Questo 30.000, questo 6.390. Però, signori, scusatemi, questo è un orologio che se viene confermato e verrà anche venduto. Questa azienda ne va a comprare un altro, costerà sicuramente di più e dunque il cliente alla fine lo pagherà anziché 30, 32, 33, ma comunque lo si ritrova. Quanti ne avete visti? Passare e vendere di Daytona anche da oltre 40.000 euro. Movimento Zenit. Quando trovi un Datejust 2 con questo quadrante, poi giusto Gianni? A 6.390 euro, a 140 euro mensili. Questo è un orologio che se sento confermato: sì, può arrivare la seconda chiamata, la terza. Possiamo segnarci il numero perché magari il cliente ci può ripensare. Ma se viene venduto, possiamo depennare tutto? Possiamo cancellare le seconde, le terze e le quarte chiamate? 6390. Ok. Io il tagoglio, Gianfranco, l'ho fatto anche rivedere. L'acquaresse per l'amico che l'ha richiesto. Molto bella quella parur di Rubini, giusto? Molto berra, berra molto bella. L'anello con il girocollo, sì sì. 6.390 euro allora nel massimo del tempo 60 mesi 140 140 poi liberi signori di dare una parte alla consegna resta a rate, fate come volete eh. io dico sempre perché me la ricordo la rata nel massimo del tempo dell'intero importo dell'intero importo si vede che eh, parrucchieri e estetisti sono, sono chiusi. Non Ma che mani. Giafranco, dimmi, dimmi, scusami, volevi dirmi qualcosa? Sì, dovremmo, scusami, Vito, rivedere il summit. Subito. Così lasciamo stare il Date just 2, dai. Così lasciamo stare il date just 2. Fallo rivedere. E Dari Vito scusami, poi dovresti ripresentare anche il dei jazz in acciaio? Quello 36 mm esatto, sì. Sì. Vieni, vieni. Allora, vediamo intanto il sommarine per un altro amico che è un nostro caro cliente che saluto. Grazie, 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 amico mio è full set e addirittura anno 2009 l'ultimo anno di produzione di questa referenza, RRR all'interno, a 11.000 euro, so che Gianfranco eh, le ha detto già tutto, quello che è il pagamento diverso che lei vuole fare, e si può fare, e si può fare, a 11.000 euro le dico, Gianfranco non lo deve più disturbare, se lei vuole, se lei vuole, ci richiama. Ci richiama, abbiamo già tutti quelli che sono i suoi dati e decide con calma. E decide con calma. 11.000 euro. Vediamo un attimo quella che è la chiusura anche. bello orologio e il bello orologio 6.390 uh, 6.390 nel Dejas 2 11.000 euro per il sommarine te la dico io Gianni, di quanto vuoi sapere? di quanto sì. la vuoi sapere? allora nel caso di 6.000 euro la rata è di 131 Gianfranco fammi sapere qualcosa per questo Summariner perché devo proseguire. Certo, devo proseguire, so che un signore vuole rivedere l'altro date just, il 36 mm, il 36 mm con la ghiera zigrinata. 3890. Eh, questo amico mio, questo è il date just più economico al mondo. Non esiste date just che possa costare meno. Prima abbiamo visto senza le plastiche, un orologio che funziona, che sta messo bene, che si paga anche a rate con 86 euro. 3.008,90. Uno, due. E 3 Date just due È bello, eh? È proprio un bel orologio questo. che diceva l'amico su eventuali rate diverse. Si può fare come volete, signore. Si può vedere a casa, chiaramente. Ti immagini pagare a rate un Rolex. Con queste rate poi 140, 130, 150 euro, 86 euro per quell'altro dei Just. 6.390. Pagarlo in due anni, tre anni, come volete signori, come volete. Vedi questo è l'orologio sul quale dovrei sentire Ma veramente tante chiamate, quelle che magari riceviamo quando si vede un Daytona, quando non si dice il prezzo del Daytona arrivano 30 chiamate, poi su quelle 30 arriva sicuramente poi anche la conferma. A questo non lo odio, scusatemi signori, che da quando vi ho fatto vedere circa una mezz'oretta fa o tre quarti d'ora è proprio il Rolex che avrei dovuto far vedere un attimo, dire il prezzo, perché all'inizio il prezzo non l'ho detto perché volevo vedere in quanti potevano essere interessati, poi una volta che ho sentito più di una chiamata e allora, vabbè ah, lo dico io, questo prezzo così magari chi è interessato conosce già il prezzo e magari fa altre domande al centralino come un signore adesso che ringrazio che ha chiesto per un pagamento diverso che si può fare ma chiaramente eh, su orologi come questi non è che io chiedo la rapidità la velocità e rituffarsi al telefono la vecchia televisione eh, vecchio stampo certo parliamo di soldi importanti se sei convinto almeno a Opzionarlo, non vi chiediamo soldi al telefono, vi chiediamo chiaramente se non siete clienti i dati, i dati che ci servono poi per ricontattarvi per capire come mandarvi l'orologio, se volete magari um, pagarlo con un pagamento dilazionato per i documenti. Queste cose qua, ma 6.390, signori. Questo è un Rolex che ripeto io non sono sicuro perché non è che metto la mano sul fuoco, ma questo è un orologio che. Sarà stasera in replica, sarà domani in replica o al massimo in diretta domani con Angelo, domani? Sì. Con Angelo alla stessa ora. Questo è un orologio che ha vita brevissima su questo banco. Io ho degli orologi, vedete che sono qui da più tempo perché chiaramente rispetto ai Rolex ho bisogno di qualcuno a cui piace per esempio il Bulgari, a cui piace l'Eber, a cui piace, che ne so, ehm, il Frank Müller o il Breitling. Su Rolex avete visto, oggi nell'arco di neanche tre ore, ne abbiamo assegnati forse 4-5. Su questo mi aspettavo qualcosina in più, anzi molto di più. Aspettavo che un signore dicesse subito, non lo voglio comprare ma lo voglio bloccare, cioè toglilo dalla, dalla presentazione sai poi chiedessimo effettivamente a tutti eh, per forza il pagamento tutto e subito dice un attimo solo io non ce li ho 6.390 non ne ho 6.000, non ne ho 5.000, non ne ho 3.000 e anche se li avessi comunque meriterei ed è il discorso che facciamo sempre anche a chi compra orologi importanti ce li avete anche da parte magari che ne so 10.000 euro fate un po' alla volta perché se compri un Rolex a rate e paghi chiaramente dei, degli interessi, perché in cinque anni paghi degli interessi, in quattro ne paghi meno, in tre ne paghi meno, eccetera, eccetera. eccetera. Tra cinque anni, però, signori, tutti i Rolex varranno tutti di più. Tutti! E quegli interessi che hai pagato li hai altro che ammortizzati. Sul Rolex non ci si sbaglia. Posso capire che dice, ma io sai, eh, compro quell'orologio che, che non è un Rolex, devo pagare gli interessi, alla fine quell'orologio tra cinque anni varrà meno perché diventerà eh, secondo polso, terzo polso, quarto polso. Questo è vero, Sul Rolex non è così, non funziona così. Chi ha comprato cinque anni fa un Rolex, qualsiasi esso sia, signore, ne prendo uno a caso, cos'ho qua? Il freccione? Ecco, cinque anni fa il freccione mi costava 8.500 euro. Forse lo pagavi 5.000 5 anni fa. Hai pagato gli interessi, però oggi 8.005. Lasciamo stare il GMT, lasciamo stare il Submariner o i Daytona, quelli le plusvalenze in 5 anni. Eh? C'è veramente chi ha comprato il Daytona e oggi vale 4 volte tanto. 4 volte tanto. Perciò su questo dei Just 2. Non voglio più insistere, anzi, lo metto via. Fammi sentire un attimo se Gianfranco ha una richiesta, però cancella me, eh, Gianni. Mi mostri invece il Chroma Key senza di me. Perché questo invece è proprio il freccione di cui parlavo poc'anzi. Scatole garanzia, orologio perfetto, 8500 euro. 187 euro mensili per il Rolex in visione. Questo è rimasto disponibile. Va bene, rivediamolo un attimo: questo Dei Just 36 mm. 3.890 Bracciale Jubilee. 3.890 Va bene così, Gianfranco? Possiamo proseguire? Sì. Possiamo andare avanti. Bene, adesso, adesso ho una grandissima operazione da fare. Signori, dammi un attimo la linea senza questo orologio con il chroma key Io all'inizio ho fatto, quando ho cominciato, faccio sempre così, alle 16. Una rassegna di 10-12 orologi a seconda poi è eh, del banco di che disponibilità ho come metratura. Sì, molto bravi. Eh, in quella carellata io ho messo un orologio che si chiama Rivalis, che è un'azienda italiana che ha presentato questo orologio, signori, non alla fiera di paese, ma quella che è stata. La fiera più importante del mondo dell'orologeria, che è quella di Basilea, eh, eh. dove ogni anno le grandi marche vanno a presentare i modelli nuovi. Ora, questo è un orologio che devo dire in quella fiera, fece un po' di scalpore, perché questa azienda italiana ha rinnovato un attimo quello che è poi. Il solito eh, come si dice, design degli orologi con cinturini in pelle cioè le casse rotonde con i cinturini in pelle di solito o neri o marroni o di coccodrillo o di lucertola realizzando un orologio con la pelle della manta il pesce la razza no, no, giusto razza. ma non perché doveva utilizzare una pelle diversa per distinguersi perché questa pelle è più resistente rispetto a quella della lucertola e dà un effetto molto particolare appunto al cinturino. Ora, questo è un orologio, vedete, signori, che rispetto ad altri che noi trattiamo, che costano poco. Perché io, per esempio, ho fatto vedere prima un Seiko 5. Eh, io ho fatto vedere prima un Sector. Io ho fatto vedere prima, per esempio. Uh, dei Windsor, che sono altre marche, uh, uh, dei, dei Braille, tutte marche di orologi che diciamo per chi non può, non vuole spendere i soldi che ci vogliono per un Rolex, uh, eccetera, giusto? Uh, costano poche centinaia di euro, però vi dico, signori, se volete un orologio. Bello, resistente, a carica automatica, e con un design molto particolare. Sicuramente quello che abbiamo sempre consigliato in questi mesi è il Rivalis. Ora andiamo a vedere questo Rivalis, per favore. Andiamo a vedere questo Rivalis. Allora, questo. arriva subito. Arriva subito. Questo, signori, è un orologio che devo dire è stato studiato anche molto bene, nel senso che oltre a essere a carica automatica, ed è Swiss made, attenzione, ha una misura della cassa che sta bene a tutti i polsi, che è la misura della cassa, diciamo, del Submariner, di Rolex, del Daytona, ovvero 40 mm. Devo dire che sa anche tanto di Datejust, perché ha quel datario Aure 3 con lente magnificatrice, e poi, signori, quello che è il pezzo forte di questi orologi, a parte la meccanica, è proprio il cinturino. C'è cioè un cinturino non di plastica, attenzione, non della solita pelle, detto prima, della lucertola, del coccodrillo, ma in pelle di manta. Ecco l'effetto che ha questa perle, questa perle, eh, la pelle di questo pesce. Pelle che poi viene, viene cucita a mano. Queste impunture, vedete signori, non sono fatte a macchina, sono realizzate a mano. Io ho anche mandato una volta un... Un filmato che durava 10 minuti se non sbaglio di questi laboratori dove tutti questi cinturini vengono cuciti a mano. In più, è un orologio che ha la chiusura a anzi, doppia a va bene? Ed è anche subacqua a 50 metri. Diciamo che non gli manca niente a questo orologio. Non gli manca niente. Devo dire che anche il packaging è molto bello perché hanno fatto una scatola. Molto grande, questa è la, è la scatola, poi c'è anche la controscatola e dunque sarebbe anche un'ottima idea regalo questo orologio. Eccola qui la scatola, vedete? All'interno chiaramente è la garanzia e il cuscinetto per metterlo qui, dunque sarebbe veramente un'ottima idea regalo. Perché dico questo, parlo di idea regalo? Perché, questo è un orologio, signori, che la Rivalis, quando ha messo poi in produzione eh, sul mercato italiano, l'ha messo ad un listino, devo dire, anche molto concorrenziale per essere un orologio a carica automatica e di questo livello. Perché il prezzo è 890 euro. Questo è il listino, 890. Ora, signori, io ho fatto vedere questo che è quadrante chiaro col cinturino in pelle di manta blu. Ma attenzione. Io avrei altre alternative perché io ho quattro orologi con quattro quadranti diversi. C'è questo quadrante chiaro. C'è questo quadrante nero, quadrante nero col cinturino, sempre in pelle di manta. Vedete, impunturato a mano in rosso questa volta, e questo è il secondo. Ne ho uno con un quadrante molto particolare che è questo quadrante color ametista. Guarda che bello il cinturino anche. E questo è il terzo. E poi ne ho uno che io vedrei anche bene per un polso femminile. Questo quadrante verde col cinturino in pelle di manta verde. Sono quattro. Vediamo un attimo se si vedono tutti e quattro perché questi orologi vengono apprezzati nell'insieme, cinturino e quadranti. Signori, come detto, sono orologi che costano, che si vendono, a 890 euro l'uno. Io ne ho quattro, quattro, signori, tutti e quattro, tutti e quattro, meno di uno. 750 euro per quattro orologi della Rivalis. Uno costa 8,90 Vuol dire che oggi ne prendi 4 e li paghi meno di uno. L'unica cosa è che non siete obbligati a prenderli di quattro quadranti diversi perché, se volete per esempio due verdi e due neri, va bene. Se volete uno chiaro e tre quadranti verdi, va bene. Infatti, scusami, Vito, eh, sono confermati due quadranti ametista. Due ametista, grazie. Tutti e quattro, signori, 750 euro. Qualcuno dice: Ma io ho quattro orologi, non so a chi regalarli. Perché, anche se ne compro due per cambiarli, gli altri due lo so a chi darli. Bene, se ne volete due, due, 450 euro. Dunque, per quattro meno di uno, 7,50 per 2, 4,50, se poi dici, ma io sai, sono io soltanto, mi piace soltanto quello verde, solo quello nero, 250 euro. Dunque hai, hai tre scelte, 1, 2,50, 2 anziché 500, 4,50, 4 anziché scontati 1000 euro, 750 euro. Rivediamole adesso per bene, senza di me, Così lasciamo scegliere tranquillamente, ripeto signori. Eh, per esempio, l'amico adesso ne ha presi due ametista. Dico bene? La, la signora Rita. La signora, chiedo scusa. Scegliete voi i quadranti se ne volete più di uno. Se ne volete quattro, non si è obbligato a prendere di quattro colori diversi. Poi, se ne vuoi diversi, ne prendi quattro diversi. Se ne vuoi uno, signori, da 8,90 a 250 euro, ma fine esaurimento, eh? Confermato un lotto da 4 dal signor Giorgio. Giorgio, carissimo, grazie e complimenti. Uno costa 8,90 confermato, scusami, un Rivalis nero da rivedere subito, subito 250 euro. Io vi dico, signori, tu vedrai già Franco, quando questi orologi cominciano a finire, eh, qualcuno magari tra un mese, due mesi. Ho visto un mese fa i Rivalis, li avete ancora? Non li avremo più. Non li avremo più. 250 euro. Questo è quello nero, Gianfranco. Questo è quello nero. è confermato. Ah, scusami, era da rivedere soltanto giusto? No, sì. Vediamo quello color ametista. Vediamo quello col cinturino ametista. E il quadrante anche color ametista. Anche questo, 250. E poi, Gianni Gianni, vieni su questo verde che lo indosso un attimo. E non questo, l'altro. 250 euro? Allargo un l'immagine, fai vedere che il 40 mm signore è la misura ideale veramente per tutti, poi con le chiusure deployante con il vetro zaffiro, Swiss Made, 250. Gianni scusa mi rispondi anche tu per favore perché lì sta succedendo la revolution su questi rivalis. Gianni scusami. Quale è questo qua? E adesso lo rimettiamo in riga lui. Eh eh, dove vai? Vieni qua. Ecco, si è ribellato. Gianni fai vedere i quadranti questa volta, uno, l'altro, l'altro ancora, 2,50, questo mi piace anche, questo è col cinturino blu Navi, signori 1,250, 2,450, beh sì l'ideale sarebbe prenderne due, uno per te, uno per tuo figlio, uno per te, uno per un tuo amico, uno per te, uno per tuo fratello, 2,450 euro. Poi ne vuoi uno, 2,50, ne volete 4 signori, che è la cosa migliore da fare, 4,750 euro. 4,750. C'è cioè, questo nero per esempio, che è sicuramente è quello che più forse viene apprezzato. Sono vi confermati te... eh, due rivali. Grazie, grazie, grazie. Poi mi dici i quadranti Gianfranco, però vedi tu, vedi le disponibilità perché non le so io, eh. Vedi, vedi, quello nero? 250 euro? Sì, è una questione di prezzo, purtroppo, sì, sì, la ringrazio, la ringrazio. Questo è quello nero, sì, sì. Fa niente, fa niente, poi è soltanto quello, sai. Fa niente, fa niente. Guarda qua. Ecco, bravo, vediamo anche il fondello. Sì, fondello serrato a vite, vedi, 5 atmosfere, automatico, vetro zaffiro. 250, ma Gianni scusami lascia perdere posso... io dico di proseguire fammi sentire un attimo Gianfranco se ha un'altra richiesta perché signore, vedete è chiaro che noi a 250 euro questa è stata una promozione fatta da questa azienda per annoverare nuovi clienti che magari titubanti se confermare l'orologio da 3000, 5000 8000, un attimo solo li metto alla prova con un orologio da 250 euro, da 890, si è trovata bene e poi magari ha richiamato per l'Omega, per lo Zenit, perché questi sono un una volta finiti non è che si vanno a ricomprare per dare a 250. È una promozione che è iniziata praticamente a inizio anno e ne avevo per esempio con quadranti anche diversi che non ci sono più e non ci saranno più. Ricordo per esempio il quadrante blu, il quadrante marrone anche. Ne avete ancora quattro su quale scegliere. Quello nero è sicuramente il più classico, però c'è l'alternativa la sportiva, per esempio, di questo qui, Guadalente Chiaro, col cinturino blu. Gli altri sono più particolari come, come, come colori, ma credo che vanno bene anche per le signore. Anzi, per chi ha visto magari qualche volta lo spot che noi mandiamo della Rivalis, c'è una ragazza che indossa il Rivalis. Sono due ragazzi e una ragazza che fanno quello spot e c'è la ragazza che lo indossa, e lo indossa veramente bene, oh, Vito, scusami se ti interrompo rivediamo il rivalis chiaro? Solo qui davanti, tolgo esatto. gli altri che lo vediamo da solo, 250 euro. Questi hanno scatola e contro scatola. Scatola e contro scatola, guarda, voglio un attimo vedere. Voglio mettere il rivalis nella scatola per vedere come si presenta anche. Se magari lo regali, se ne prendi due, magari lo regali uno. È confermato. Uno. Grazie, è questo è in visione, sì, si sì, ho capito. Esatto, sì. C'è quello verde che è proprio carino. Eh Gianni. Scusami se ti interrompo, dovremmo rivedere l'ametista e il verde. Rivediamoli tutti, però in particolare appunto il colore ametista e il quadrante verde, che sono gli ultimi due, qui, qui in alto. Vito ha confermato un quadrante nero. Grazie. I neri, eh, scusami Gianfranco, per i neri mi vedi un attimo di disponibilità. Intanto vediamo questi due. Sono ancora disponibili, Vito. Quelli neri? Ok. Sì. Questi sono quelli che tu mi hai chiesto: il quadrante verde e il quadrante color ametista. Signori, per l'amico o la signora che ti ha chiamato, tutti e due 4,50. Scusami, 8,90, 8,90, 9918 Da 1.800, 450 per la coppia. Rimani qui perché vedo che Gianfranco sta richiamando, se non sbaglio il signore che ha richiesto questi due. Tutti e due 450 euro. Vediamo gli altri anche. Confermati i due rivali. Grazie. E il questi due, e... questi due. Tutti e quattro signori 750, uno costa 8,90. Uno costa 890 euro. Uno, due. Adesso li mettiamo un accanto all'altro. Gli indici sono a barre, visti uno visti tutti. Su quello chiaro si vedono, sull'altro non è possibile vederli bene perché abbiamo i fari che vanno a specchiare. Vieni, 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 eccoli qua. Tutti e quattro 750 euro. Vedi? Ci sono tutti. questo qui? Sì. sta in linea confermati scusami tutti e quattro dal signor Natale grazie Natale vedi vedi è da 8,90 7,50 per forza Gianfranco ti ha detto così grazie Natale questo era per te Gianni scusami guarda che bel cinturino 250 sempre, sì sì, sempre 250. Confermato il rivale in visione Vito. Grazie ancora. Lo so, lo so. Stiamo ancora due minuti qua. Poi, quando le linee saranno più calme, possiamo proseguire. 2,50, te ne rendi conto, Gianfranco? questo nero, questo è sicuramente quello che mi è venuto più di tutti, questo qui, 250 euro, che è successo? Sono le montagne rosse, stanno su, è il rumore delle montagne rosse questo, va bene così? Gianfranco posso proseguire? Devo farvi vedere qualcosa? Sì. Che cosa? Dovresti presentare il Daytona quadrante nero. Vito. Quadrante nero? Sì, e lo hand? subito. Esatto. Allora, i rivali spero li lascio qua, perché se magari c'è qualche signore che vuole rivedere i quadranti, siamo già pronti per rimostrarli. Intanto voglio ringraziare un signore che ha richiamato Gianni per dire qualcosa sul Datejust 2. Molto gentile a farsi risentire. Vieni Gianni, andiamo a rivedere il Daytona. Andiamo a rivedere il Daytona col quadrante nero il Rolex Daytona. Vedi Gianni, questo è un orologio che io vedo intanto chiamare, e dire grazie e buonasera. Signori, scusatemi, io poi chiaramente il prezzo lo dico perché non voglio neanche far perdere tempo a qualcuno, però magari qualcuno che si sintonizza lo vede un attimo, il prezzo non l'ha sentito, chiama e lo chiede. Se oggi per un Daytona normale non esiste Daytona normale, perché il Daytona non è un orologio che si è mai andati dalla Rolex e si comprava subito, assolutamente, neanche oggi. Dunque non esiste Daytona normale, quando dico normale, voglio dire senza nessuna particolarità. Oggi ci vogliono 19-20 mila euro, poi dici, ma io l'ho visto anche a 18, in che condizioni è? Perché quello è fondamentale il valore di un orologio da collezione fuori produzione le condizioni esterne sono fondamentali. È chiaro che è scontato il fatto che la macchina deve essere tutta originale, eccetera, eccetera. Diciamo le condizioni del bracciale, della cassa, del vetro, devono essere perfette affinché valga, altrimenti diciamo, io voglio risparmiare. Beh, si trovano anche a 17, eh, però segnati eh, con qualche piccola um, ambarcatura, lo trovi. Se però vuoi che il tuo, il tuo orologio, il tuo Rolex, cresca sempre, spendi un po' di più, giusto? Però un giorno avrai sicuramente un tornaconto. Dicevo, se per un Daytona normale dell'anno 2007, dell'anno 2010 o 2012, oggi ci vogliono 19-20, è chiaro che un orologio come questo, che ha una particolarità in più rispetto a quelli, la referenza è la stessa, però ha delle lancette diverse. E dunque quella che poi io chiamo la l'anomalia di Rolex diventa pregio ai fini economici, la cosa che è successa sugli APH staccati, sui Chroma Lite, sui quadranti pannino, per esempio sul movimento Rolex, sul movimento zenith sui sei rovesciato ed altre caratteristiche che rendono alcuni dei toni anche... Ehm, di valore almeno 10.000 euro più importanti rispetto ad altri, questo nozio chiaramente in proporzione deve costare, a trovarlo bene 23.000, a trovarlo bene, scusatemi signori, a chi chiama, sente il prezzo e dice grazie, chiedo quanto deve costare il Daytona con queste caratteristiche, poi se hai una chiamata che così si vuole informare, magari ce l'avete già il Rolex Daytona e volete conoscere più o meno quello che è il valore, fate bene, a chiamare, ma se sei interessato a possedere il Daytona d'acciaio, non tanto l'acciaio oro giallo, d'acciaio con questa caratteristica poi scatole garanzia Rolex due anni di garanzia a 20.200 euro qualcuno dice, ma come mai un prezzo così poteva essere 20.500 poteva essere 21.000, no 20.200 perché signori questa azienda su questo Daytona qualcosa deve anche guadagnare Giusto? E quelle 200 euro sono fondamentali? A 20.200 euro questo è un Daytona che chi chiama per dire ripresentamelo, rivediamolo, io lo posso far rivedere, alla fine non è che cambia. Alla fine il Daytona, il Rolex alla fine è sempre quello. È raro che Rolex faccia orologi diversi perché sono vincenti tutti i modelli. Il Sommarin, il GMT, sì, magari cambia la ghiera. Per il GMT ha fatto la lunetta ceramica per il Pepsi, l'ha fatta uh, nerazzurra per il Batta, però alla fine il GMT è quello. È sempre 40 mm, giusto? Il Dayton è cambiato la lunetta, adesso è in ceramica, ma il Dayton è quello lì. A 20.200 euro, se c'è l'interesse per il Daytona, arriva la chiamata. Altrimenti, signori, io posso farlo vedere dalle 16 alle 20 non dire niente arrivano 150 chiamate perché è chiaro che questo è l'orologio che è sempre stata l'ambizione poi degli italiani in particolar modo perché la televisione poi come dire, si vede l'attore si vede il presentatore, si vede il calciatore e sono questi gli orologi che portano al polso sono questi, sono gli Hublot sono gli okay. Audemars Piguet a 20.002 a me sembra ancora strano vederlo qui perché l'ha presentato Giacomo perché l'ha fatto vedere Angelo perché abbiamo assegnato in questi anni tanti Daytona e gli ultimi senza alcuna particolarità a 19.000 euro dimmi anche i maghi, sì, anche loro i magi tutti e tre tutti e tre ce l'avevano? 20.002 vedete signori è chiaro che non parliamo di 2.000 euro 20.200 euro non è che mi aspetto la rivoluzione che è successa per i rivalis è chiaro ma su chi mi chiama sul Daytona una volta che ho detto ho detto il prezzo, ho detto scatole garanzia ehm, ho detto che è del 2003 ho detto che è Slim Hands chi chiama che non si è interessato chi chiama credo sia interessato. Poi dici, ma l'orologio, tu stai dicendo che è perfetto di qua e di là, chi me lo dice? Bene, io posso dire quello che voglio, giusto? Non, non potrei, però diciamo che potrei dire quello che voglio. Siccome l'orologio non è che lo compri al telefono, eh? questo ti arriva a casa, te lo vedi e se non ti piace me lo rimandi indietro. E dunque ci perdiamo soldi se facciamo la consegna, ci perdiamo soldi in questo momento che stiamo facendo le spedizioni assicurate, dunque non possiamo permetterci di perdere soldi. Vuol dire che se ho detto che l'orologio è perfetto, è perfetto. Se è, slim hands, se, è slim hands. se è tutto Rolex, vuol dire che è tutto Rolex. Chiaramente quello che dico poi viene certificato da, scusatemi, una garanzia tipo questa. Ne vediamo una, tanto vale per tutti gli orologi. Qui che cosa c'è rappresentato? Scusami, un Moonwatch, va bene? Ci sarà la foto del tuo orologio. Ci sarà la marca Rolex, il modello, in quel caso Daytona, la referenza eh, 116. Cos'è? 520. Cassa acciaio, cinturino acciaio, movimento automatico, vetro zaffiro, dimensione 40 mm. Il tutto, il tutto, sette controlli di qualità, giusto? Vi assicuriamo la provenienza legale in base agli articoli 1490 e 1491 e vi garantiamo per 24 mesi il buon funzionamento della componentistica eh, meccanica di questo orologio. Perché due anni, signori? Perché viene controllato per sette volte, sette passaggi di qualità. Sul nuovo, dice nuovo, nuovo, c'è poco da fare. Quando lo un secondo polso, affinché un'azienda come questa dia 24 mesi, do, due anni, non un anno di garanzia, vuol dire che il prodotto deve essere controllato per bene, già a monte, in modo che a casa non ti arriva cosa che non funzioni. Perché altrimenti che succede? Me lo mandi sempre indietro. E chi ci ha rimesso è questa azienda. Va bene? Questo non si vende, rivediamo il Daytona e andiamo avanti. Quello arriva insieme, la garanzia arriva insieme. 20.200 euro. Sì. Fermo qua, non ti muovere Daytona. Perché poi visto che ci sono... Parlavo di orologi così importanti, così importanti. Di Rolex c'è anche un gioiello. C'è un Day Date, tutto in oro giallo, 18 carati. Vito scusami, e poi per il signor Gianfranco dovresti presentare il Vacheron. Subito! Day Date, diamanti agli indici e diamanti anche in lunetta. Con questo quadrante blu poi, non con il classico quadrante nero con questo quadrante blu. 19.000 euro, 20.002 il Daytona e 19.000 euro per il Day Date di Rolex. Allora andiamo a vedere il Vacheron Constantin che è richiesto, che è uno dei pezzi più belli secondo me che abbiamo in questo momento. Posso dire uno dei pezzi più belli forse dell'ultimo anno un overseas con la cassa in acciaio e lunetta in titanio cassa acciaio lunetta titanio cinturino in pelle perfetto questo orologio veramente perfetto chiusura deployant con vedi esternamente la mezza croce di malta il classico veliero che troviamo sul fondello dell'overseas bellissimo bellissimo crono grandata 42 mm grande orologio per un grande polso sicuramente vedi il polso che non si accontenta del solito orologio bellissimo lo paghi anche tutto rate se vuoi anche se su questi orologi veri, sono sicuro che chi compra un orologio come questo dai, non fa la rata dell'intero importo, la può anche fare, eh? perché fino a 15.000 è possibile finanziare. Spettacolare. Spettacolare day date. Con la G, con la G, Gianfranco con la G. Torniamo sul day date, torniamo sul day date con i diamanti, a 19.000 euro. E poi c'è lui, e lui chi è? Renato lo diceva lui chi è? Scatola e garanzia Rolex, Submariner Date. Acciaio oro giallo con lunetta smaltata da collezione e investimento, oltre al fatto che questo poi è proprio dell'ultimo anno di produzione di questa referenza. Io capisco signori, 19, 20.000, anche questo è un prezzo importante, questo sul mariner ma ne vale molto di più, signori. A 11.000 euro, a 11.000 euro, io non so chi ci sta ancora pensando però vi dico signori fatevelo mettere da parte se ci ripensate poi mi richiamate a 242 euro mensili Submariner e non ho finito perché l'altro Rolex che oggi ho visto fino alla fine fino a quando l'ho fatto vedere sono arrivate chiamate prego il Datejust 2 d'acciaio con questo quadrante blu, poi. Guarda che perfezione la lunetta, il bracciale, qui, signori. Vi assicuro che, Guarda, se viene confermato, magari tolgo tutto e faccio vedere quanto è perfetto questo orologio. 6.390 euro, 6.390 140 euro mensili. Gianni, fai vedere questo quartetto. 6.390 il Datejust 41 mm, 11.000 euro per il Submariner, 19.000 euro per il Day Date e 20.200 euro per il Daytona.

e di questo, per esempio, un orologio che, a differenza del Vacheron Constantin, direi che anche un pagamento dell'intero importo a rate andrebbe bene. 6390, guarda che Date just, date just 41 E poi questo quadrante blu, Gianni Gianni, che ne pensi tu? Rivediamo il Submariner, rivediamo il Rolex Submariner a 11.000 euro, il Day Date a 19 e il Daytona abbiamo detto a 20.200 euro. Vieni, Basheron Constantin, 11.990. Credo, Gianni, che la cosa migliore da fare qui è creare una specie di scalino, in modo che gli orologi, invece di lasciarli così, mm? vengano appoggiati su qualcosa qua. Poi faccio studiare a Gianfranco, lui è bravo con queste cose, tipo il panno là, quello nero. 11.990, Vacheron Costantin. Poi, guarda, sono in chiusura, farei rivedere assolutamente l'IVC portoghese. L'IVC portoghese a 5.290. Questo cartier, se avessi scommesso qualcosa, avrei scommesso su questo cartier: avrei perso. Potevo scommettere, guarda Gianni, 10 euro mie contro un euro tuo, perdevo le mie 10 euro. Che questo cartier non fosse confermato nella prima mezz'ora. Crono 38 mm, cinturino in pelle originale, chiusura déployant. Signori, 2990 euro. 2990. Fammi togliere per adesso i rivalis. Perché vedi un altro orologio da confermare per il prezzo che ha? È sicuramente quello accanto, il Bon Mercier. Questo crono day date di Bon Mercier, il Clifton, che costa meno anche del Pasha. 2650 euro. Ecco i numeri, vedi. 2650, Bon Mercier, 2990 abbiamo detto per il Pasha rimani qui, rimani qui, rimani qui, perché un altro orologio che voglio aggiungere a questa, a questa carrellata. Vieni. Che è il Tagoyer nuovo. L'acqua eccolo qui che costa ancora meno anche delle bombersier 2400 euro 2004 Buonasera. facciamoli rivedere Gianni perché tanto poi se c'è una richiesta diversa meglio eh se volete rivedere qualcosa di diverso signori basta chiamare 2004 acqua racer 2650 abbiamo letto il Clifton della Bommercier. 2990 il Pasha. 2990 65 romensili se volete signori per questo quartiere. Rivediamo l'international watch company portoghese a 5.290. Sì, sì, sì. È il Vacheron. Gianfranco, abbiamo, abbiamo notizie per questo Vacheron Constantin da parte dell'amico. il signor Gianfranco mi ricontatta. Eh, magari lui, ecco, magari è il signor Gianfranco che ci sta ricontattando per il Vacheron Constantin per questo overseas a 11.990 Perfetto. Parlo al passato perché comunque Eh sì, una finta milione, però è Certo, certo. Vediamo la chiusura del Pacavi. Subito. Cinturino in pelle originale. Il cinturino è in pelle Cartier. Questa quando le la chiude è una fintardiglione, giusto? Però in realtà la chiusura è una deployane. Eccola qua. Originale Cartier chiaramente. 2990 euro. Tre zaffi cabochon. La ghiera unidirezionale perché è un subacco a 100 metri. Questo è la il fondello è serrato a vite. No, il fondello è. Eh, abbiamo otto viti che serrano il fondello. Otto viti che serrano questo fondello. Sì, è già il nostro cliente. Swiss made, chiaramente, parliamo di Cartier. 2990, Pascià. Gianfranco è il Vacheron Constantin. Non dire no, come diceva Battisti. 11.990 perfetto, 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 E il date just 2 da a 6.390 eh questo vedi vabbè non voglio più insistere su questo orologio dai confermato il cartier pascià. grazie chi posso ringraziare un amico Carlo grazie Carlo grazie Carlo, grazie Carlo. 6390, Date Just 41, 140, sì sì, 140 Roman Sini, no, 140 Gianfranco, per i Date Just 2, 154, ah, l'Explorer 2 quadrante bianco allora. Giafranco scusami, scommetto che era per questo orologio qua. Per l'Explorer 2, esatto, da ripresentare. Non ripresento niente perché hai già detto da tutto vedere. tu. Hai già detto tutto tu. Mi è bastato sentire la rata di questo orologio. E anche scatole garanzia questo qui, uno dei pochissimi, forse ho il secondo o il terzo al massimo. E abbiamo trovato veramente perfetto scatto di garanzia. Ma parlavi con un nostro cliente o con un uh, nuovo cliente? Parlavi di questo orologio, giusto? Parlavi di questo orologio dell'Explorer 2 40 mm, quello che non fanno più. Questa è la plastica. Chiaramente, non sono rigati i orologi. Prima abbiamo visto un day just che era pur avendo forse più di vent'anni era perfetto. Fiamoci questo explorer. 7.000 euro. Ho sentito dire la rata di 154 euro. Ho capito che era per forza per questo explorer. 7.000 euro, certo che il detto già sui Gianni, eh. Mi meraviglia. A 6.390. così come faceva un costante. Mm? Va bene. Ma Gianni, il Frank Müller, eh, io l'ho messo via veramente. Sì, l'ho messo via. Sì, la cantava Liga 2, ho messo via. L'album Sopravvissuti e Sopravviventi, anno 1991. Le so tutte. Signore, nell'ultima mezz'ora circa, 20 minuti 25 minuti, siccome adesso ho sentito diverse chiamate, la conferma del Cartier: prima ancora un signore voleva rivedere questo orologio molto volentieri. Un altro amico che parlava con Gianfranco dell'Explorer, e eh, ringrazio. Se volete vedere qualcosa di diverso da questi due orologi, magari in questo momento non interessano i due Rolex. Eh, vi interessa l'Eberhard? Vi interessa. lo De Marpighé con la cassa in oro? Oggi non neanche l'ho fatto vedere. Questo è molto più bello di quello. Questo è molto più bello rispetto a quello che hai detto tu. Uh, volete che io presenti? Non lo so. Uh, Cos'è questo? non l'ho fatto vedere il bulgari bulgari da signora un orologio da donna di bulgari eh, o volete rivedere che ne so il la autavia o magari avete visto ieri in presentazione il tudor prince date quello con i diamanti che ha un ottimo prezzo ed è un orologio mai indossato o magari volete rivedere questo date just a 3890 basta chiamare tanto poi nessuno cercherà di convincervi una richiesta è una richiesta mi fai rivedere io lo faccio rivedere questo qui ho già detto tutto Gianni 6390 un saluto dal signor Gianluca da Lecce oh carissimo che lui lo dice proprio con eh, quell'accento salentino Gianluca Lecce eh? grazie Gianluca gentilissimo grazie Gianluca che è successo No, 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 no. Eh, io devo proseguire, Gianni, mi cancelli dalla, dal teleschermo, per favore? No. Grazie, mi togli? Lo so, lo so, ho sentito. Questi, dai, fammi rivedere intanto questo dei just. Fammi rivedere questo Rolex date just con la ghiera zigrinata. In oro bianco la ghiera è in oro bianco, questa qui. Anche gli indici e le lancette sono in oro bianco. 3.890 euro. Sì. sì. 3.890 per il date just eh, E poi Gianni, come date just vediamo anche quello da donna? Oh, faresti un lui lei qua, faresti un lui-lei qua? Faresti un lui-lei? 3.500 quello più piccolo, quello da donna. 3.890 per quello da uomo? A proposito di orologi da uomo, tolgo un attimo quello da, da signora. Gianni, stai un attimo l'immagine su questo Rolex? Vito, scusami, un saluto e tanti complimenti dall'amico Silvestro e per l'amico dovessi ripresentare il Longin. Grazie Silvestro, molto volentieri. Fai fermo qua che vediamo subito il Longin. Quel Longin VHP, molto particolare quell'orologio. Prego. Orologio nuovo, Silvestro, orologio nuovo. Orologio con una funzione molto particolare. E anche il quadrante è molto bello. Poi la dimensione. Il proprio un orologio da uomo, 43 mm. 890 euro. Vedi, questo è un orologio che ho tanto sento richiedere. Se è ancora qui vuol dire che magari qualcuno ci sta pensando. Spero che Silvestro questa volta l'ultimo signore che ha chiamato, dica l'orologio mio, 890 euro. Beh, un fermo qua, Gianni. Signori, io ho fatto vedere tanti orologi, oggi tantissimi. Un paio da signora, il Rolex è un cartier confermato. E poi tutti i orologi da uomo. Io adesso da uomo, per un signore, ho un gioiello, che non è il day-date con i diamanti di Rolex, perché anche quello è un gioiello, visto che è ore e diamanti, ma proprio un gioiello da uomo. Gianni Gianni? Vieni un attimo qua. Non è un orologio. È proprio un gioiello per un signore, per un uomo. Un bracciale tennis, signori, con diamanti neri, non di sintesi, attenzione. Sono diamanti neri veri, veri. Si vede che sono enormi questi diamanti, giusto? Pensate la caratura complessiva di questo tennis con diamanti neri per un uomo è di 18 carati e 40 18 carati e 40 di diamanti taglio rotondo neri black diamond black diamond Il bracciale è in oro oro rodiato, vedete? Ha una lunghezza di 21 centimetri dico bene? 21,2 è proprio un gioiello da uomo. È proprio un gioiello da uomo. Signori però 18 carati e 40. Questo non è il tennis che eh, scompare sul polso. Adesso lo vediamo un po' meglio. Non è facile? Scusatemi, 18 carati e 40. Beh, chi conosce bene gli amanti. Vuoi sapere una cosa, Gianni? Sì, sì. Te la dico dopo, dai. Ti dico soltanto che una mia. parente, ma parente molto stretta, eh? Cosa ci può essere di parente, di parente stretta? Stretta come... Eh. No, no, mia sorella. Mia sorella ha comprato, ha fatto un regalo al suo compagno qualche anno fa, comprando un tennis tipo questo con i diamanti di sintesi. Poi ti dico quanto l'ha pagato. Anche perché anche marche importanti, cioè come dire mesoni importanti, fanno tennis con diamanti di sintesi. Qui non parliamo di diamanti finti, signori. 18 carati e 40. E credo che si vede anche quanto sono grandi, perché chiaramente poi se si va a sviluppare eh, quella che è la lunghezza, poi vado a dividere faccio la caratura diviso la lunghezza, qua possiamo anche sapere, cioè conto, conto i diamanti e faccio la divisione tra la caratura e il numero di diamanti, vediamo ogni diamante che caratura ha, ma si vede che sono enormi, penso, anzi sono sicuro, è il tennis da uomo più costoso, più importante che questa azienda abbia mai fatto vedere, perché qualche anno fa noi trattavamo anche i gioielli, sia da uomo che da donna, infatti prima ho fatto vedere quel... Quell'anello con rubini, ho fatto vedere anche il girocollo con rubini, questo è un gioiello da uomo, però signori eh? 18 carate e 40 sono enormi, sono enormi. Oggi e dopo manda questi, tutti, tutti quelli che hai, eh! Rimane qui un attimo, perché poi come bracciale tennis ne ho anche uno da donna. Dai, uno da donna, questa volta con i diamanti bianchi, i diamanti top Wesselton. Eccolo qui: con i diamanti top Wesselton montati su oro rosa. Un tennis in oro rosa. Qui invece la caratura si vede, è più limitata rispetto a quello da uomo, anche se comunque parliamo di 3 carati e 10. 3 carati e 10 di diamanti F color. F color Top Wesselton. Primo colore di Top Wesselton in questo caso. Gianni, li prendi entrambi, eh? 3 carati e 10. F color oppure 18 carati e 40 quello con diamanti neri da uomo guarda il frank mueller ho detto che lo mettevo via dai no, lo faccio rivedere ancora una volta il frank mueller ho detto che lo, lo mettevo via ma lo faccio rivedere ancora una volta 3.990 euro scatole garanzia Frank Muller per questo modello Courvet 3.990 poi prima di chiudere Gianni Gianni farei rivedere anche il Tagoyer Autavia questo orologio nuovo della Tagoyer con lunetta in ceramica a 2890 euro, 2890, e questo lo lascio qui, chissà che magari è eh, in zona Cesarini, in Extremis, qualcuno mi conferma il Datejust 2, questo quadrante blu, a 6390 euro, a 140 euro mensili. Vito, scusami, eh, dovresti ripresentare il Beaum bon Mercier. Subito, allora questo lo lasciamo qui. Dammi il Beaum bon Mercier. Prego. Il Clifton. Il Crono Day Date. Questo è l'orologio, signore, di ieri. E di ieri, è un full set È 43 mm. 43 mm L abbiamo già fatto vedere 2650 euro questo è proprio carino questo orologio confondello a vista la chiusura scomparsa guarda che belle anche le maglie di questo bracciale 2650 Quello che abbiamo fatto? No. Non ho capito. Come se Su questo qui? Ti ha chiamato qualcuno? Domani sì, Domani. Ora è la risposta. Dammi qua l'orologio. Signori scusatemi. Non c'è domani su questo orologio. Attenzione Gianfranco. Non c'è domani. Domani puoi dire se ho ripensato. Quello sì. Non c'è domani, perché questa sera, io tra un po' me ne vado, signori, tra dieci minuti, ma partono le repliche. Eh sì, eh? Parte la replica adesso, parte la replica anche durante la notte, certo la notte. Non credo che chiamare nessuno durante la notte. Te l'ho chiamata anche alle quattro? Però domani mattina alle nove, nove e mezza, fino alle quattro, alle sedici di domani pomeriggio, c'è la replica, e questo è un orologio, signori, scusatemi, che è molto più semplice da vendere rispetto al Vascello Costantenne, allo Zenith, al Crono 4, sicuramente e qualche chiamata arriverà, perché poi io il prezzo l'ho detto, ho detto la ratta, qualcuno magari chiamerà. Dunque non c'è domani su questo orologio. Poi puoi dire sì, mettimelo da parte, poi ci pensi durante la notte, eh, quel date just, ma forse di qua e di là. Se ci ripensi dormi tranquillamente, domani 9 e mezza, alle 10, alle 11, quando è... Richiami questo numero, sempre questo, ci sono il signore che ieri ha confermato il Rolex col quadrante blu, non sono tanto convinto, non devi giustificare niente, non sono convinto. Domani pomeriggio Angelo sarà qui e lo ripresenta. Facilissimo. Siccome questo è un orologio squall l'ho sentito, ma diverse chiamate, ma veramente tante, ma devo dire, devo essere sincero signori, è proprio l'orologio sul quale pensavo di farlo vedere non dico un attimo perché parliamo sempre di 6390 ma rispetto ai 15 ai 18 di altri Rolex per chi vuole un Rolex e magari non vuole non può spendere 20.000 per un Daytona questo è un bel orologio con un bel quadrante poi poi non voglio più insistere perché appunto domani mi sapete dire qualcosa se questo è confermato in replica oppure no però lo lascio qui perché l'abbiamo già visto diverse volte già adesso che devo salutare giusto no ah no allora togli me io io sì, 6390 lo lascio che faccio lascio duetti lascio no, no, sono duetti e venti? 6390 lascia stare qua invece l ambiente, l ambiente, l ambiente. scusa ma i longini per l'amico No, lo faccio rivedere ancora una volta, per il signor Silvestro. Un attimo solo, un attimo solo, vite, un attimo aspetta, già non è andato di fretta. Sì, in effetti. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. 890... Non mi dire che ieri sera quando sono tornato ho sentito da... ma almeno andare lì e invece no 890 euro per questo Longin e poi signori questo Breitling Ma no, questo è nuovo, eh! Sia questo che i longin sono nuovi. 4.300 anziché 5.300. Signori, 1000 euro di sconto. Non 100 euro, non le 300 di sconto. E questo, ripeto, non è un orologio che la Breitling ha fatto 20 anni fa, 10 anni fa, 8 anni fa, avanzo di magazzino e dunque si fa uno sconto. È un orologio in produzione, prodotto da pochissimo dalla Breitling, questo avvieto rotto, questo crono day-date, vedi grandi pulsanti a pompe e a spillo, poi bello il quadrante verde militare, perché poi, ripeto, questo è un orologio proprio da aviatore, da aviatore, guarda che bella dimensione poi da 5.300, 4.300 euro nuovo non pari pari al nuovo proprio nuovo infatti prima quando l'ho girato si è visto il codice a barre le plastiche della Breitling questo loggio che ha 5 anni di garanzia Breitling certificato COSC insomma signori questo è un orologio serio della Breitling 4.300 lasciamolo qui fermo qua, non ti muovere così 4.300 euro guarda Gianni io in chiusura se lo faccio rivedere l'IVC portoghese così non mi sbaglio così non mi sbaglio vieni 5.290 euro 118 euro mensili scatole garanzia IVC 5.290 E per chiudere, questo Tagoyer, il Tagoyer Aqua Racer nuovo, si vede molto bene questo orologio. Bello questo quadrante di tapisserie, la lunetta in ceramica, lunetta tutta sagomata, misura 42 mm, bello cinturino, caucciù e tela, 2.400 euro, senza spendere miliardi. Un bello orologio. 2004 oppure 52 mensili? E insieme a questo Gianni. Io farei rivedere anche il Vacheron Constantin, eh, sul quale ogni volta sento Gianfranco che mi dice: eh, Quell'amico ci sta pensando, quel signore mi ha chiamato. Vabbè. 11.990 Overseas. Eh, guarda che eleganza Gianni, il fatto che ha appunto anche questo cinturino in pelle, la cassa titanio e acciaio, questo quadrante grigio col cinturino in pelle, bello, 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 11.990. Credo su questa immagine e su quella anche eh, del submariner, poi richiudo la rubrica, anche perché sono due orologi che hanno più o meno la stessa proposta, anche se molto diversi. Consumarli, signori, da collezione, da collezione. Anno 2009, l'ultimo anno del seriale con la lunetta smaltata. Scatole garanzia Rolex, 11.000 euro. E il Vacheron Constantin, 11.990 euro. Guarda che è accoppiata. Fantastici. Quale? Ah sì, sì, sì. Eh, aspetta che l'ho fatto. Eccolo qua. Fallo rivedere l'Explorer ancora. L'Explorer 2 a 7.000 euro e guarda ci mettiamo anche il freccione accanto visto che c'è la scelta anche sulla misura più grande li vediamo uno accanto all'altro 7.000 per il quadrante bianco 8.500 euro invece per il freccione. Sì? Signori noi ci dobbiamo salutare se volete ci possiamo rivedere domani in diretta dalle 16 alle 20 con, con Angelo, con Angelo Menga. Come ci vediamo giovedì? Giovedì con l'antiquariato, come al solito giovedì, diamo la rubrica di mezzo della settimana con l'antiquariato. Seguite quella che è la replica, eh signori, o attraverso Sky, se non avete Sky, attraverso YouTube, attraverso Facebook, attraverso Instagram, attraverso i canali social. Grazie ancora, ci possiamo vedere domani. Buona serata a tutti, grazie ancora. Thank you.